L'emozione discende dal fatto che questa comunità accademica, a 20 anni dalla scomparsa di Gino Rizzo, ancora oggi ha un debito nei confronti di questa persona e si riconosce nella visione di Gino Rizzo. Questo è l'elemento più importante da sottolineare. È come se quest'uomo abbia accompagnato la crescita di questo ateneo, e non soltanto in termini dimensionali, ma anche in termini di reputazione a livello nazionale e internazionale. Ebbene, ancora oggi, a 20 anni della sua scomparsa, la sua visione è viva in questa università e la comunità accademica si prodiga in ogni campo del sapere per portare avanti quel progetto di università, quella idea di Universitas che aveva Gino Rizzo. Gino Rizzo, un visionario? Sicuramente sì, lo possiamo dire. Un visionario perché aveva un'idea di università che ancora oggi, anzi che forse oggi è riconosciuta come l'idea che deve guidare qualsiasi ateneo nel nostro paese come all'estero. Una visione che lui è riuscito a imprimere, una traiettoria di sviluppo che lui è riuscito a imprimere a questa università e ancora oggi, con non poche difficoltà dovute anche a fattori di contesto che sono profondamente mutati, noi cerchiamo di realizzare nei nostri comportamenti individuali e collettivi, cioè noi cerchiamo davvero e ci ispiriamo sempre a quella idea di università che lui aveva immaginato e realizzato durante il suo mandato. Ecco perché abbiamo intitolato questa giornata Attualità di una visione strategica, e gli interventi che seguiranno sono sicuramente in questa direzione. Io vorrei ringraziare tutte e tutti voi per essere oggi qui, e mi dispiace che la partecipazione non sia potuta essere più ampia, perché ovviamente è sempre molto difficile portare avanti l'attività accademica, per cui molti colleghi e molte colleghe, nonostante la sospensione, hanno difficoltà dovute proprio alle attività che continuano, e questo è anche giusto che sia così. Però io voglio ringraziare tutti voi che siete oggi presenti qui, e in maniera significativa tutte quelle persone che hanno conosciuto Gino Rizzo e che l'hanno accompagnato nella realizzazione del suo progetto. Voglio ringraziare innanzitutto le istituzioni che sono presenti a questo tavolo. Abbiamo qui la Presidente del Consiglio regionale della Puglia, abbiamo il Sindaco Carlo Salvemini, spero ci possa raggiungere la Sindaca che abbiamo invitato della città di Monteroni, e con un videomessaggio sarà presente anche l'Onorevole Fitto, Ministro per gli Affari Europei, il Sud e le Politiche di Coesione, il PNRR, perché come mi ha detto lui stesso al telefono, lui ritiene davvero che questo nostro incontro di oggi in ricordo di Gino Rizzo sia fondamentale, perché riconosce a Gino Rizzo, che lui ha avuto il modo di riconoscere e di accompagnare al momento del suo percorso, proprio quello che mi diceva, è stata una figura fondamentale non soltanto per questa università, ma per questa regione e per il paese. Io vorrei soltanto ringraziare coloro che poi animeranno ancora questa prima parte della mattinata e successivamente la seconda parte. La prima parte, innanzitutto, il mio ringraziamento non può che andare a Roberto Cingolani e Luigi Nicolais, entrambi ex ministri, ma entrambe persone, lo posso dire, credo senza possibilità di smentita alcuna, che davvero nella loro esperienza accademica, ma anche nella loro esperienza politica, hanno seguito gli insegnamenti di Gino Rizzo e hanno posto in essere quella visione, qui come nel resto del paese. Ecco, io li ringrazio moltissimo per essere qui oggi e per la loro testimonianza. Ci sarà anche un messaggio di Ernesto Sticchi Damiani, purtroppo per questioni di salute non può essere qui con noi, ma che ha voluto comunque mandarci un messaggio che sarà
letto da Daniela Rizzo. Qui il pensiero non può andare che alla famiglia di Gino Rizzo, che continua a essere presente nella nostra Accademia a partire da Daniela, ma in realtà continua a essere presente nella vita di questa università, perché noi quello che oggi vogliamo ricordare non è soltanto lo scienziato, non è soltanto il rettore, non è soltanto il professore universitario, ma è anche l'uomo. Anzi, io devo dire che per me questa dimensione è la dimensione assolutamente prevalente, come cercherò di dire nelle conclusioni. Ecco perché questa dimensione è prevalente, perché lui ci ha insegnato anche come essere un professore universitario e che cosa vuol dire ricoprire una carica così importante come quella di rettore. Ecco perché il ringraziamento va a loro, anche alla famiglia. Interverrà, oltre alla lettura che darà Daniela, anche Roberta Rizzo con un ricordo appunto di Gino. E poi avremo gli interventi di delle persone che stanno portando avanti il progetto, devo dire con grandissimo impegno, e sono Giuseppe Giglia, Alessandro Sannino, Marta Madaghiele e Alessandro Istant, tutte persone che sono legate a me da un rapporto di grande affetto, di profonda stima. Ecco, io credo in qualche misura di avere introdotto quello che vuole essere il senso di questa giornata. Io credo, proprio concludendo, che noi ci riconosciamo in Gino Rizzo, riconosciamo a lui un primato, quello di aver dato a questa università una visione che ancora oggi non solo è attuale, ma ci consente con orgoglio di proiettarci nel futuro. Grazie veramente di cuore. Adesso, se possiamo, diamo lettura sentiamo il messaggio del ministro Fitto. Grazie. Buongiorno a tutti, un saluto e un ringraziamento a tutti i partecipanti, al rettore, ringraziandolo per il suo invito. Mi dispiace molto non poter essere presente personalmente questa mattina, ma purtroppo impegni istituzionali fuori Lecce non me lo hanno consentito. Un saluto particolare anche ai familiari. A me fa molto piacere partecipare a questa iniziativa che l'università ha opportunamente organizzato per ricordare una figura fondamentale per la crescita e lo sviluppo del nostro territorio. Il contributo di Gino Rizzo, lo stimolo, il lavoro nei confronti delle istituzioni, la visione che ha caratterizzato il suo impegno, penso che si sia tradotta con risultati fondamentali ed importanti per l'attuale assetto e la crescita dell'Università del Salento, ma soprattutto penso che sia molto importante anche ricordare la sua semplicità nell'approccio, nel rapporto diretto, che lo rendeva empatico e lo rendeva nelle condizioni dirette di poter raggiungere qualsiasi obiettivo egli si proponesse. Lo voglio ricordare perché penso che sia importante per ognuno di noi in queste occasioni non solamente parlare a livello generale, ma anche ricordare episodi particolari. A me è capitato nel 1990, appena eletto consigliere regionale, ero giovanissimo, di essere chiamato da Gino Rizzo, il quale venne a parlarmi degli Sufi, l'idea di che la regione dovesse sostenere questo progetto. Ecco, da quel momento è iniziato un livello di collaborazione dal punto di vista personale e istituzionale che abbiamo conservato per tutti gli anni del suo impegno fino alla sua morte, che io conservo nella mia mente molto positivamente, perché il suo approccio e anche, come ho appunto avuto modo di ricordare, la sua visione hanno caratterizzato molto positivamente la crescita del nostro territorio. Nel 1990 lui mi chiese questo e la mia prima proposta di legge come consigliere regionale fu quella di immaginare un sostegno della regione Puglia appunto agli Sufi. Fu un testo di legge, una proposta di legge che concordammo io e Gino Rizzo, la scrivemmo insieme e fu appunto la mia prima iniziativa legislativa della mia attività politica. Ecco, lo ricordo questo come un momento molto positivo, fatto di un'azione concreta e soprattutto anche di quelle caratteristiche appunto che erano innate in Gino Rizzo. Poi il percorso negli anni ci ha visto collaborare in diverse altre occasioni, nei diversi ruoli istituzionali, anche con risultati molto positivi e molto importanti. Quindi ben ha fatto oggi l'Università di Lecce a ricordare questa figura, non solamente per ciò che Gino Rizzo ha rappresentato, ma anche e soprattutto per il messaggio che Gino Rizzo può rappresentare con il suo impegno, con la sua determinazione, con la sua capacità di visione, che sicuramente possono e devono essere uno stimolo ed un insegnamento per le future generazioni. Grazie e buona giornata. Io
Ringrazio il ministro Fitto per questo messaggio, anche per questa testimonianza, no, del ruolo propulsivo che ha anche sul piano della politica, propositivo e propulsivo. Prima non ho dimenticato di citare una persona speciale che oggi è presente qui per ricordare anche egli Gino Rizzo, ed è il dottor Natali, Lao Natali. Perché noi spesso come comunità accademica dimentichiamo che il successo di un'istituzione come questa è determinato dal gioco di squadra, da quando il personale docente riesce a collaborare in maniera sinergica col personale tecnico, amministrativo e bibliotecario. Io vi chiedo di fare a questo personale un grandissimo applauso per quello che fa e che farà in futuro per il nostro Ateneo. Do la parola alla Presidente del Consiglio regionale della Puglia, l'Avvocato Loredana Capone. Grazie, io mi alzo perché non so quali sia lo scopo di tenere fissi questi computer qua, ma non mi fanno vedere metà, diciamo, di voi. Quindi, tra l'altro, l'altezza, non mi consentirebbe di andare oltre, quindi è l'unico modo per vedervi. Saluto innanzitutto tutti voi. A uno a uno è difficile citarvi perché siete tanti, con i quali abbiamo fatto tra l'altro un lungo percorso insieme. Saluto in particolare con grandissimo affetto la signora Anna e poi Daniela, Roberta, Miriam, le figlie di Gino Rizzo. Dico subito quanto mi ha legato dal punto di vista istituzionale a questo grande rettore. Perché poi mi consentirete invece di dire qualcosa di più personale. Questa università è nata sotto i buoni auspici. Ha fatto sognare a tanti di poterla seguire e a tante donne di potersi finalmente concepire come possibili laureate. L'idea di Giuseppe Codacci Pisanelli fu eccezionale, perché questa università è partita dalla base, Gino. Non è partita, come dire, dagli organi di governo universitari, è partita dagli enti locali, dai cittadini, da un consorzio e da Giuseppe Codacci Pisanelli, che la concepì perché le donne salentine erano pochissime. Persino a sognare la realizzazione di andare all'università. L'idea, lo stereotipo culturale secondo cui le donne non dovevano muoversi da casa, sembra che stiamo parlando della preistoria, faceva sì che fossero veramente poche le laureate. Nacque così con magistero, da quest'idea di Giuseppe Codacci Pisanelli, l'università di Lecce. Ma poi Gino Rizzo, con le tante esperienze che ci sono state prima di lui, ma con il culmine di questo vulcano che era lui, ha generato un'altra università, con la collaborazione di tanti, con la capacità di tessere relazioni, anche con chi non gli sembrava immediatamente amico, e ha costruito un'altra idea complessivamente di tutto il Salento, coinvolgendo anche Brindisi con il CETMA, e il PASTIS, e l'ISUFI, e tutto quello che è riuscito a generare, lottando, lottando. Niente era scontato. Io le ricordo le battaglie anche per gli Sufi, mica semplice. Saluto qui Roberto Cingolani, Gino Nicolais, Alessandro, tutti voi che siete stati impegnati in quella lotta. Ma non era assolutamente facile lavorare con Catania, fare quel patto, non era assolutamente facile proprio concepire insieme ad Aldo Romano, peraltro, allora, ecco, lo ricordo con affetto, concepire questo grande, grandissimo progetto che non sembrava essere un progetto del Sud, nato tra due università del Sud. E niente, invece ci è riuscito. Così come è riuscito a convincere il CNR ad investire qui. E ad investire in che modo? E anche lì una lotta costante per fare crescere l'edificio. Una lotta costante. Abbiamo lavorato con la regione perché tutto potesse realizzarsi, ma
non era semplice, gli ostacoli erano sempre lì a proporsi. Ci voleva una grande determinazione dell'uomo, non solo del rettore. La grande determinazione di avere la visione e di realizzarla, perché il problema e l'opportunità che veniva con Gino Rizzo non era la realizzazione delle cose che ordinariamente si fanno in virtù della nostra Costituzione e della legge, la concezione dell'università e della ricerca come strumento di progresso sociale delle persone, come strumento di crescita territoriale, non era solo questa, era la logica del riscatto. Ce l'aveva dentro, mi viene la pelle d'oca mentre ve lo dico, ma ce l'aveva dentro di sé, tu l'avvertivi, lui percepiva che attraverso l'azione sua e l'azione dell'università si sarebbe realizzato il riscatto sociale di un'intera terra, di un'intera comunità. E quel riscatto sociale doveva essere da esempio, e ogni giorno si proponeva il fatto di dare l'esempio, l'obiettivo di dare l'esempio. Vengo al personale. Perché in realtà l'ISUFI non nasce nel 90, non so, adesso diciamo io ho vissuto un momento, io entro nel consiglio d'amministrazione nel 1996 e in quel momento ci portò il progetto, il Magnifico. Allora, che cosa succede? Sindaco Stefano Salvemini, buonanima. Gino Rizzo voleva il principe Umberto, perché dopo aver cercato di dotare l'università di tutti gli stabili di cui si poteva dotare, essendo l'università completamente carente, avvalendosi di una persona competente e leale come Lao Natali, si poneva il tema di prendere il principe Umberto. Ma noi eravamo appena entrati in amministrazione, io ero allora assessora al contenzioso e all'urbanistica, e il sindaco Stefano Salvemini mi dice, Loredana, no scusate, io ero assessore al contenzioso all'urbanistica, ma ero anche incinta. Devo dire che in quel periodo è successo numerose volte diciamo questa vicenda. E quindi mi emozionavo anche più facilmente, posso dirlo, rispetto a quanto avviene di norma. Allora mi dice, dobbiamo andare ad incontrare Gino Rizzo. Perché, sindaco? Che cosa dobbiamo fare? Mi preoccupava, quando partiva così dolce, mi preoccupava oggettivamente, lo ricordate, no? Lui era un uomo forte. Fa, no, perché vuole il principe Umberto, ma noi non glielo possiamo dare gratis, perché sennò ce ne andiamo diritti davanti alla Corte dei Conti. Quindi devi venire tu, perché gli dobbiamo dimostrare che non glielo possiamo dare gratis. Ma io non me la sento, lui ci crede talmente tanto, devi farlo tu. Ecco. Queste erano le premesse. Quindi io, che adoravo quest'uomo, dovevo fare la parte della cattiva cattivissima che faceva, diciamo, tutta una disquisizione giuridica per dimostrargli che non lo potevamo dare. Cominciamo la riunione alle 4. Alle 7 stavamo ancora là. Lui non era un avvocato, lo sapete, lo sappiamo tutti. Aveva mille argomenti per sollecitare la possibilità che noi gli dessimo questo caspita di stabile. Alla fine ce ne usciamo senza vincitori e vinti, perché non si arrende. Tutto quello che potevo dire, tutto quello che avevo studiato in diritto amministrativo, cercavo di metterlo in campo, non bastava. Ci lasciammo con l'idea che comunque avremmo cercato una strada perché ci potesse essere un'attività di questo tipo, una strada che poi abbiamo coltivato, vedo Lorenzo Ries, lo saluto, anche attraverso l'accordo di programma con la provincia di Lecce. Ma ce ne andammo. Il giorno dopo la discussione era stata molto netta, era stata una discussione severa, perché io non potevo cedere sulle argomentazioni giuridiche, anche perché erano quelle e ci credevo. E lui non voleva cedere sulla necessità di avere l'immobile. Quindi alla fine, diciamo, io avvertivo questo disagio, di non essere riuscita comunque a trovare il sistema. La mattina dopo, Gino Rizzo mi chiama e mi dice, ho avuto il tuo numero dal sindaco. Mi ha chiamato il ministro Berlinguer. Bisogna nominare il componente in rappresentanza del ministro nel consiglio d'amministrazione dell'università e mi chiede un parere su chi
potrebbe nominare. Io sentivo questa cosa e dicevo, ma io che c'entro? Vorrei che fossi tu. Io. Sì, io vorrei che fossi tu. E che quello che hai fatto con me ieri sera lo facessi per l'università e per il Salento ogni giorno della tua vita. È stato, non lo so, un atteggiamento, una cosa. Cioè, io ancora, ancora avverto questo profondo rispetto, no? Per un uomo che guarda oltre il conflitto, oltre quello che sembra la difficoltà. Non voglio tediarvi. Gino Rizzo era questo, ed era così anche quando bisognava combattere, come abbiamo detto, per poter avere gli uomini migliori negli Sufi, per poterli chiamare da qualunque parte potessero venire, per poterli chiamare con l'idea che le persone hanno una cifra che matura e si scrive sulla loro passione per quello che fanno, sull'idea che un territorio può crescere se ciascuno dà il suo contributo. E credo che l'amicizia con Alessandro, con Gino, con Roberto, con Aldo, che non c'è più, quell'amicizia si sia consolidata per questo, cioè si sia consolidata sull'idea che nessuno può fare niente da solo, ma anche che tutti possono sognare il meglio per il luogo in cui stanno, che non bisogna fermarsi mai rispetto alla possibilità di far crescere un territorio. Ecco perché penso che tanto di quello che abbiamo lo dobbiamo a lui. Ed ecco perché penso che quello che sta facendo adesso il magnifico Fabio Pollice è altrettanto difficile e straordinario. Combattere per l'identità e anche la capacità di un territorio di autogovernarsi, sapendo che talvolta le strade si orientano in maniera diversa, vanno in altri luoghi e tuttavia per difendere il sociale, il tessuto sociale di un territorio, bisogna battersi fino in fondo per non perdere quelle opportunità che si sono ereditate, ma che rischiano effettivamente in ogni momento di venir meno. Questa è la battaglia che sta compiendo adesso Fabio Pollice ed è una battaglia che compie a livello nazionale, a livello regionale ed è una battaglia rispetto alla quale c'è il rischio che l'economia, intesa come, per me è difficile definirla in questo modo, ma l'economia intesa come rapporto finanziario venga prima dell'economia sociale. Dobbiamo aiutarlo in questo percorso, quindi io mi sento a fianco e credo che la Regione Puglia, che ha tanto investito in questa università, debba avvertire anche adesso la necessità di essere a fianco non solo del complesso sistema universitario pugliese, ma anche delle università che in ogni territorio consentono a ciascuna donna e a ciascun uomo, a ciascun ragazzo, a ciascuna ragazza di credere che l'articolo 34 della Costituzione non sia stato scritto soltanto per quell'epoca, ma riguardi anche oggi. E quindi ciascuno si deve sentire coccolato da una Repubblica che tutela i capaci e i meritevoli a studiare fino agli ultimi gradi dell'istruzione. E non deve creare cesure, ma deve dare la possibilità di prossimità a studiare, studiare bene vicino a casa. Grazie veramente a tutti e grazie Gino. Passione e intelligenza politica, questo è quello che contraddistingue Loredana Capone, il nostro presidente del Consiglio regionale. Solo una battuta, perché prima abbiamo detto che quanto lui ha fatto per promuovere una politica per il territorio, e qui devo dire che ci sono dei passaggi, poi vedremo un breve filmato, che mi hanno veramente impressionato, cioè questo suo amore profondo per questa terra. Lui rientrava in questa terra dopo la sua esperienza, diciamo, universitaria fuori, rientrava con un obiettivo: promuovere lo sviluppo di questo territorio, perché lui, devo dire, come me, credeva e come tutti noi fermamente della possibilità che questo territorio potesse dimostrare a se stesso innanzitutto e al paese quali grandi potenzialità poteva mettere in valore. E devo dire che questo, nella sua esperienza universitaria, accademica,
Gino Rizzo l'ha fatto, e l'ha fatto per tutti noi. Se siamo oggi qui a ricordarlo, proprio perché riconosciamo che quell'impegno era per il nostro territorio, per il nostro paese. E questo sicuramente è stato mirabilmente sottolineato dall'intervento di Loredana Capone. Do adesso la parola al sindaco Carlo Salvemini. Grazie, buongiorno a tutte e a tutti, in primis ai familiari che credo stiano vivendo questo incontro con particolare emozione, che se mai ve ne fosse bisogno possono trarre la conferma della straordinaria capacità di Gino Rizzo di lasciare un'impronta nel territorio che ha abitato e vissuto, nell'istituzione che ha servito e nei cuori e nell'anima di chi ha incontrato. E questo credo che sia per chi gli ha voluto bene uno straordinario regalo. Io ho difficoltà ad aggiungere considerazioni a quelle che sono state già espresse e ai ricordi, alle testimonianze di chi dopo di me si incaricherà di tracciare una esauriente biografia di Gino Rizzo. Vorrei partire dalla titolazione di questo incontro, l'attualità di una visione strategica. Anzitutto perché è bello che un protagonista di una biografia scientifica e politica che si è consumata alla fine degli anni 90 sia legata a due sostantivi che sono sostantivo, no, visione strategica, visione e strategia che oggi sono gli elementi imprescindibili di una qualunque governance pubblica e privata, e che lui ha assunto come elementi caratterizzanti il suo impegno. Dall'altra, evidenziare come nel dibattito corrente quella che lui, come ricordava Loredana, intraprese, cioè l'idea di rafforzare il sistema dell'offerta universitaria del nostro territorio, creare un polo di eccellenza nel sud del sud, potesse costituire una sorta di eresia, che tale rimane oggi, in un momento in cui, e Fabio ne è perfettamente consapevole, si mette in discussione il sistema di un'offerta universitaria su base nazionale che sia diffusa, granulare e non assolutamente ridotta attorno a pochi poli di eccellenza. E perché era visionaria e strategica quella visione, quella scelta, quella determinazione feroce, quella passione civile? Perché assunse su di sé una missione che era duplice, quella di far sì che le migliori intelligenze del nostro territorio, costrette ad andare fuori per completare il proprio ciclo di studi, inevitabilmente finissero per restar lì dove avevano studiato o utilizzare quelle esperienze come trampolino per andare altrove, senza più poter stare lì dove erano nati. E dall'altra, consentire ai capaci e ai meritevoli, privi dei mezzi necessari, di poter studiare bene nella provincia nella quale erano nati. Non c'era l'attenzione esclusiva a una mera diversificazione dei profili di studio, ma vi era la determinazione feroce di accompagnarla con una attenzione alla qualità didattica, che era elemento di investimento
su quello che bisognava costruire nel Salento. E di qui tutto, diciamo, il suo elenco ricchissimo di iniziative e di meriti, di cui tutti gli siamo grati. Noi, che ne siamo consapevoli perché abbiamo un'età e una memoria che ce lo consente, ma soprattutto le migliaia di studenti che non lo sanno, che forse conoscono poco la figura di Gino Rizzo, ma che sono qui in questo Ateneo, in questo complesso e in questo sistema di offerta, molto devono a lui. Ed è un peccato che gli studenti oggi purtroppo siano non tanto presenti, perché cioè, la responsabilità della memoria è qualcosa che deve coinvolgere non tanto i coevi, quelli che lo hanno conosciuto e che riservano straordinarie testimonianze di ciò che è stato, ma coloro i quali non c'erano e hanno fondamentale diritto e dovere di sapere cosa hanno realizzato persone come Gino Rizzo. Questa sala è a lui dedicata e già è una sorta di grande attenzione per quello che è stato. Io non aggiungo altro, non ho ricordi personali totalmente saldi da poterli condividere con voi, ma l'ho incrociato spesse volte e se c'è qualcosa che mi ha di lui particolarmente colpito è che è la caratteristica delle persone che hanno una sorta di standing sopra la media, è la semplicità dell'approccio e della relazione. E in lui riconosco quello che per me è l'espressione di un modo di stare al mondo. Fare le cose seriamente senza prendersi sul serio. E Gino Rizzo credo che di questo sia stato straordinario interprete. Grazie a tutti. Anche qui consentitemi giusto una brevissima riflessione. Ringrazio il sindaco Carlo Salvemini perché ha puntualizzato un aspetto importante. Gino Rizzo non pensava soltanto di creare un'università che fosse in grado di formare competenze atte a promuovere lo sviluppo e a sostenere lo sviluppo del territorio. No, lui aveva una visione di un'università essa stessa motore di sviluppo e questa visione si era tradotta nella capacità di attrarre investitori pubblici e privati, nel capire che l'università poteva essere un gateway, come spesso ripeto, cioè una porta di connessione, un luogo di connessione tra il globale e il locale, e rafforzando questo, facendo di questa università, di questo territorio, un polo di innovazione. Lui appena incrociava processi innovativi, questo emerge anche dai suoi scritti e dalle sue interviste, appena si rendeva conto che c'era qualche innovazione che poteva entrare nella sfera di adazione dell'Università del Salento, lui cercava di attrarla in questo territorio, perché riconosceva questo territorio delle qualità incredibili dal punto di vista anche dello spirito di innovazione. E questo è sicuramente emerso all'intervento di Carlo Salvemini. Nel frattempo ci ha raggiunto, perché purtroppo la Sina mi ha scritto, la Sina di Montoroni, lei è appena atterrata, per cui abbiamo la dottoressa Visconti in rappresentanza del Comune di Monteroni. Ricordiamo che questa università in realtà è a cavallo tra due realtà comunali, il Comune di Lecce e il Comune di Monteroni, e con il Comune di Monteroni è nato un percorso per rafforzare anche la dimensione universitaria del Comune attraverso investimenti sia negli studentati sia in altre attività che possano qualificare non soltanto Monteroni ma tutta la città metropolitana, che in qualche modo in questo caso ha una sua rappresentazione reale, concreta, proprio nel campus universitario. Prego, dottoressa. Deve cercare di parlare nel microfono perché altrimenti non si sente il remoto, grazie. Adesso sì. Ok, è andato.
Sì, buongiorno a tutti. Io sono Ramona Visconti, porto i saluti della nostra sindaco, la dottoressa Mariolina Pizzuto, che purtroppo è appena atterrata, ha avuto un ritardo e quindi non è riuscita ad essere oggi qui. Però ci teneva che ci fosse qualcuno di noi a rappresentare quella che ormai è una realtà unita, unica, consolidata con l'Università del Salento, che purtroppo fino a poco tempo fa, sappiamo bene, insomma, non era così, ma con il grande lavoro di squadra che ormai si è instaurato con il rettore, magnifico rettore, si sta riuscendo finalmente a creare una sintonia che porterà sicuramente dei grandi benefici per tutti. Noi oggi siamo qui per ricordare questo nostro grande maestro di vita, io lo considero in questo modo, Gino Rizzo. Impropriamente sono stata chiamata all'ultimo a dire qualcosa. E quello che sicuramente la parola chiave che si evince da tutte queste testimonianze è la parola visione. Visione che secondo me è la parola chiave un po' di tutta l'umanità, dovrebbe essere perlomeno questo. Non posso essere una testimone diretta di quello che è stata l'apporto di Gino Rizzo, perché sono stata una di quelle invece che ha frequentato l'università purtroppo fuori sede, ma sono comunque una di quelle persone che può toccare con mano quelli che sono poi i risultati di questa sua grande visione, di questa sua grande opera, per cui non posso che essere grata io e farmi portavoce di tutti i ragazzi, come diceva poco fa anche il sindaco Salvemini, di tutti i ragazzi che hanno potuto beneficiare, che hanno potuto essere oggi qui, poter studiare in maniera eccellente, poter avere questo grande strumento a loro disposizione. Per cui io credo che il ruolo delle istituzioni in genere, noi amministratori come anche l'istituzione scolastica, l'università, sia quello di aiutare quelli che sono poi i destinatari della propria opera a andare a coltivare i propri talenti e quindi riuscire in modo poi da riuscire a risolversi. Mi piace questa parola, risolversi, l'abbiamo utilizzata molto nei giorni scorsi anche in occasione della giornata internazionale della donna. Ecco, è bello quando si aiuta una persona, una donna, ma comunque un essere umano a risolversi, perché risolversi significa trovare magari quel punto di inghippo, io lo definisco, per quel gap, per andare poi a essere autentici, se stessi. E quindi nel momento in cui l'Università del Salento, come sta dimostrando, portando avanti anche con il lavoro del magnifico rettore Pollice, di seguito insomma a quello che è stato il lavoro del grande Gino Rizzo, sta facendo proprio questo lavoro, sta riuscendo a portare avanti questo obiettivo, aiutare gli studenti, aiutare docenti anche a portare avanti quelle che proprio possono essere dei punti cardine del nostro territorio. Abbiamo quindi racchiuso, volevo solo portare questo breve saluto e ricordare quali sono appunto le parole chiave di questa giornata che ci accompagnano nel ricordo di Gino Rizzo. Sono fortuna, sono diritti, sono sicuramente attrattività e attrazione. Essere attrattivi ed riuscire a inglobare nel nostro territorio un grande apporto di personalità è una delle nostre prerogative, delle prerogative dell'amministrazione guidata dalla dottoressa Mariolina Pizzuto, e credo che in questo lavoro di sinergia stiamo riuscendo a seguire bene l'esempio del nostro caro rettore Gino Rizzo. Grazie per l'ospitalità. Ringrazio la dottoressa Visconti e solo anche qui una piccolissima riflessione. Io voglio dire soltanto che in mezzo a voi, oltre a ringraziare il procuratore generale, dottor Antonio Maruccio, per essere qui oggi con noi e come altre persone presenti, però voglio sottolineare la presenza di alcune, ma perdonerete, è giusto una riflessione. CETMA, CEDAD, CNR, IT, quando sentite queste sigle... No, Roberto, non sentiamo queste sigle, Giuseppe. Dovremmo ricordarci che tutto questo ecosistema che oggi noi cerchiamo di rafforzare, di incrementare, e questo ecosistema nasce allora, non solo i Sufi. E questo mi fa capire visione strategica. Oggi noi non saremmo qui in questa composizione, con questa prospettiva, se non ci fosse stato Gino Rizzo. E io, quando sono venuto qui... Guardo l'amico Alfonso Maffezzoli lì dietro. Cioè, alla fine, le persone che venivano qui, Gino Rizzo le incontrava tutte, quelle che si chiamava qui, no? Gino Nicolais, Alfonso è un tuo allievo, lui aveva visto in Alfonso quelle capacità, quelle competenze.
sapeva che poteva contare su persone come lui e su molte altre presenti. E a quelle persone trasmetteva passione, entusiasmo, amore per questa terra. Questo è un grande condottiero. Questo è trasferire negli altri entusiasmo e passione. Convincerli che è a loro che è affidato il futuro di questa università e il futuro di questa terra. Se ognuno di noi lo ricordasse ogni giorno, si impegnerebbe ancora di più. E devo dire che larga parte di noi, se mette impegno, è perché c'è, come ha detto il sindaco Salvemini, alle spalle c'è quella storia, quelle radici sono radicate in quella esperienza e per questo riusciamo a proiettarci verso il cielo, verso il futuro, perché abbiamo quell'eredità alla nostra base. Ecco, questo secondo me è importantissimo. Allora io ringrazio, diciamo, chi ha introdotto questa mattinata con i saluti e chiederei un cambio, perché adesso darò la parola a una testimonianza, è quella di Pietro Siciliano, Aldo Pietro Siciliano, ma Pietro per gli amici, e vi chiedo, Pietro Aldo, ogni volta Aldo per gli amici, ogni volta questo problema, perché è difficile questo, e chiederei allora di raggiungermi qui al tavolo a Roberto Cingolani, Luigi Nicolais e Daniela Rizzo per il messaggio e Laura Natali. Allora, Pietro, suggerirei di andare dal pulpito se vuoi, così abbiamo la possibilità. Dobbiamo mandare il video. Grazie Alberto. Vi mandate le slide? Innanzitutto buongiorno a tutti e grazie per essere qui. A me ora il compito di introdurre quale base per la discussione che seguirà poi nelle varie sessioni la figura e la personalità di Gino Rizzo, prevalentemente nel contesto che ha caratterizzato la sua carriera professionale, a cui di fatto ha dedicato la maggior parte degli anni della sua vita, e quindi stiamo parlando dell'Università della Ricerca. Io ho avuto il privilegio e la fortuna di incontrarlo, di conoscerlo sotto diversi aspetti. Sono stato suo studente, sono stato stretto collaboratore scientifico, soprattutto anche un amico. E sono stato sempre incantato e contagiato da ciò che mi ha trasmesso, il suo sorriso, il suo entusiasmo, la sua capacità di sognare e di realizzare ciò che aveva in mente. Anche se ho già avuto modo di ricordare Gino in diversi eventi, non vi nascondo che, nonostante siano trascorsi 20 anni dalla sua dipartita, è sempre per me molto emozionante assumere questo ruolo. Quindi ho preferito appuntarmi a leggere gli aspetti salienti del mio intervento, aiutandomi con alcune slide, soprattutto perché nel breve tempo che abbiamo a disposizione sarebbe stato veramente difficile elencare e dettagliare tutto il suo operato. Per cui andiamo avanti, prossima slide. Era Gino nel mondo accademico, era esattamente come nella vita ordinaria, era una grande dose di umiltà e di umanità, era un grande amico, un collega, ma anche un grande lottatore, soprattutto quando perseguiva con chiarezza e grande determinazione i suoi progetti e i suoi obiettivi, principalmente quando questi erano relativi allo sviluppo socio-economico del Sud Italia, del suo Salento in particolare, della sua Scorrano che gli aveva dato i natali, alla manifestazione del suo attaccamento alla sua terra. Famoso è diventato poi nel tempo il suo detto: Scorrano è l'ombelico dell'universo. Lo diceva in tutto il mondo e a tutti i suoi amici e colleghi. Lo diceva per scherzare, con quella sua espressione sempre sorridente, ma ci credeva. Prossima slide. Il periodo all'università di Pavia, lui si iscrisse al corso di laurea in fisica nell'anno accademico 62-63,
A Pavia fu studente del Collegio Universitario Fratelli Cairoli e qui conseguì la laurea in fisica il 21 novembre 1966. Successivamente si spostò su Bari, però il periodo trascorso presso l'Università di Pavia e l'organizzazione dei collegi, tipica di quella realtà universitaria, questo è un punto importante, segnarono profondamente la sua visione dell'università al punto da ispirare in seguito alcuni aspetti della sua politica da rettore. E quindi subito dopo la laurea, il professor Michelangelo Merlin, allora direttore dell'Istituto di Fisica dell'Università di Bari, gli offrì l'opportunità di ritornare nella propria regione, proponendogli di unirsi al gruppo che si stava formando allora con il professor De Vialli, il professor Aldo Cingolani, Carlo Paurici ed altri giovani ricercatori locali. E qui, quindi dal 67 all'80, fino a quando non vinse il concorso, superò il concorso a cattedra in fisica generale, rimase a Bari. A Bari anche l'esperienza maturata con la costituzione dell'XATA, il Centro Studio di Applicazioni e Tecnologie Avanzate, con l'idea di costituire strutture miste formate da università ed altri enti pubblici e privati per trasferire all'esterno le competenze e i risultati delle ricerche universitarie, avrebbe sicuramente rappresentato un altro punto molto fermo nella sua azione, nelle azioni seguenti. Dopo aver vinto il concorso a cattedra, come dicevamo, nell'80, decise di essere chiamato dall'Università di Lecce, non facendosi sfuggire l'occasione per ritornare nel Salento. E fu appunto col suo trasferimento a Lecce, avvenuto nell'81, non appena arrivato alla Facoltà di Scienze, che io da studente di fisica presso questa università ebbi modo di incontrarlo per la prima volta come docente del corso di laboratorio di Fisica 1. E proprio durante le sue lezioni fece subito capire a noi studenti l'importanza della ricerca scientifica nello sviluppo socio-economico di un paese, cose in quel momento impensabili presso quella sede universitaria, quando la maggior parte degli studenti di fisica di Lecce non aveva come unica prospettiva dopo la laurea che l'insegnamento nelle scuole. Stava già immaginando con le condizioni per lo sviluppo di quello che lui definiva come grande Salento. Già pensava agli sviluppi futuri e alle possibilità che si sarebbero aperte per gli studenti e giovani ricercatori. Subito dopo la mia laurea, il mio contatto con lui si è intensificato nella veste di collaboratore scientifico, nei miei diversi ruoli temporali, avendo avuto modo tra l'altro di seguire tutte le vicissitudini di quegli anni. Sono gli anni in cui sono rimasto profondamente contagiato dai suoi insegnamenti, dal suo entusiasmo, dalla sua visione, punti di riferimento che mi hanno fatto da guida per tutta la mia carriera professionale. Sin dal suo insegnamento presso l'Università di Lecce, tre furono i cardini della sua opera instancabile di docente e di collaboratore dell'allora rettore Donato Valli, prima, e di diretto responsabile dell'Edeneo poi, quando diventò effettivamente rettore. La qualità degli studi degli studenti, ai quali voleva offrire il massimo delle opportunità e del comfort. Il perseguimento dell'eccellenza nel campo dell'insegnamento e della ricerca. Il sogno di Lecce come città universitaria alla pari della sua amata e indimenticata Pavia e di Pisa. Pavia infatti era il modello di città universitaria che lui avrebbe voluto trasferire su Lecce. Pisa invece era il simbolo della qualità degli studi. Era il salto decisivo per rompere con l'angustia degli ambiti territoriali nei quali sembrava dover restare confinato all'epoca l'Ateneo Salentino. Cominciò quindi quello che potrebbe essere definito come il periodo turbinoso delle iniziative dell'Università di Lecce nel settore dei materiali, che videro in Gino l'instancabile e tenace promotore. In quelle iniziative, sin dall'inizio, ebbe il sostegno convinto ed efficace dell'allora rettore Donato Valli, che superando le logiche disciplinari da umanista comprese l'importanza delle iniziative che avrebbero potuto avere per lo sviluppo dell'Università di Lecce. Lo stesso rettore Donato Valli, rivolgendosi a lui e riferendosi a quel periodo e alle peripezie presso i vari ministeri per ottenere ovviamente quello che si chiedeva, in una circostanza disse: eravamo insieme con Saverio Mongelli, Paolo Cavaliere ed Aldo Romano gli incoscienti eroi delle epoche lotte romane, muovendoci imperterriti tra le insidie dei burocrati e i fili spinati degli interessi particolaristici e di basso profilo. Nacque in quegli anni il seminario tecnico-scientifico
dell'Università di Lecce, le cui scuole attive di Castro Marina sulle diverse problematiche relative ai materiali rappresentarono un momento formativo efficace ed originale per i giovani ricercatori operanti in quel settore. Gli incontri dei maggiori esperti italiani di materiali nelle cornici accattivanti del mare di Castro costruirono un momento di riflessione fondamentale per progettare quelle che sarebbero state le iniziative più importanti dell'Università di Lecce negli anni a seguire, preoccupandosi soprattutto di creare per i giovani i presupposti e le condizioni per farli crescere in un ambiente, in un territorio dotato delle strutture necessarie per valorizzare le loro capacità. Non c'è giovane, me compreso, che abbia partecipato a quelle scuole che non ricordi piacevolmente quei modelli, anche quelli goliardici, e qui vediamo Roberto Cipolani in una di quelle foto in un momento goliardico, e che non abbia poi trovato inserimento in strutture scientifiche di importanza sia nazionale che internazionale. Proprio lì, sotto il grande olivo dell'Hotel Orsa Maggiore, vennero progettate quelle che sarebbero state le iniziative più importanti e strategiche di tutta l'area scientifica salentina e che sino alla loro realizzazione sembravano impensabili o addirittura collocate nel mondo dei sogni. Si parlò del Centro Nazionale di Ricerca e Sviluppo dei Materiali, il CNRSM di Brindisi, dando successivamente luogo al Parco Scientifico e Tecnologico Ionico Salentino, trasformatosi poi in seguito in centro di ricerca sui materiali dell'Enea, tuttora attivo. E fu così che, per meglio caratterizzare e valorizzare anche nell'università le competenze tecnico-scientifiche sui materiali, nacque nel 1988 il Dipartimento di Scienze dei Materiali, di cui Gino fu promotore e primo direttore. In quegli stessi anni si configurò il percorso che portò alla Facoltà di Ingegneria dell'Università di Lecce, con i corsi di laurea in Ingegneria dei Materiali ed Ingegneria Informatica, del cui comitato ordinatore, di cui faceva parte anche il qui presente Gino Nicolais, Gino fu coordinatore. Così, all'interno dell'iniziativa per il rafforzamento della rete scientifica di ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche nel Sud, non si fece sfuggire l'occasione per far nascere i primi istituti del CNR, che diedero origine all'area della ricerca del CNR di Lecce, di cui svolse il ruolo di presidente per alcuni anni. Nel 1993 si aggiunse poi la sezione leccese dell'Istituto di Fisiologia e Clinica di Pisa, così come nel 90 fu promotore della nascita del consorzio Optel, nel 94 del CETMA e nel 99 dell'Istituto Scientifico Biomedico Euromediterraneo. Nel 92 fu eletto rettore ed ebbe modo così di avviare un ulteriore periodo di sviluppo per l'intera Università di Lecce, assumendo parallelamente il ruolo di presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia dal 93. Durante il suo rettorato, durato poi per 3 mandati successivi fino al 31 ottobre del 2001, fu promotore di un aumento complessivo del numero di facoltà e dei corsi di laurea, con un consistente aumento del numero di studenti. Si moltiplicarono le iniziative collaterali in quell'ottica di forte interazione dell'istituzione universitaria con il territorio, maturata attraverso l'esperienza giovanile a Pavia e successivamente a Bari. L'Università di Lecce, sotto la sua spinta, rafforzò la propria presenza in ambito nazionale e internazionale in una rete di progetti e di collaborazioni in diversi settori, arricchendosi di strutture ed opportunità. Numerose furono le iniziative con accordi di collaborazione siglati tra università ed enti locali, quali la provincia di Lecce, il comune di Lecce, l'associazione degli industriali, mettendo attorno allo stesso tavolo diversi attori, tutti nell'ottica di far diventare Lecce una grande città universitaria alla pari delle università più prestigiose, avendo come punto di riferimento il perseguimento dell'eccellenza nel campo dell'insegnamento e della ricerca, e mettendo per la prima volta nel Salento il sapere al servizio dell'impresa, cominciando a costruire la cosiddetta tripla elica, oggi poi evolutasi in quadrupla, ed attivando già da allora quelli che oggi noi chiamiamo processi di glocalization and competition. La fortunata congiuntura di una gestione giovane della provincia di Lecce col presidente Lorenzo Ria contribuì ad incoraggiare il suo sogno. E fu così che, grazie anche alla qualità delle attività dell'allora NNL, il Centro di Nanotecnologie degli NFM diretto da Roberto Cingolani, poi anch'esso diventato in seguito CNR, che riuscì a convincere Settimacro Electronics
per il tramite del suo presidente Pasquale Pistorio e vicepresidente Andrea Cuomo ad aprire una sede a Lecce. Queste sono alcune slide, alcune foto di alcuni accordi siglati. Prossima slide. Punto importante dell'idea progettuale del Rettorato Rizzo, la sollecitazione al dialogo tra saperi, quale via maestra per l'innovazione, attraverso l'impegno a far dialogare incessantemente in tutte le maniere la cultura scientifica e quella umanistica. Essendo egli stesso professore di fisica, orgoglioso della sua cultura scientifica e dei suoi esiti tecnologici, ma che allo stesso tempo rivendicava la sua provenienza classica, la sua dimestichezza col greco e col latino. Convinto che l'università fosse finalmente il volano più serio e credibile per il rilancio della sua terra. Perché l'università si fa cultura investendo sui giovani, che lui definiva la grande risorsa. Si fa innovazione, ancora una volta investendo sui giovani, si costruisce futuro senza disperdere quel senso di riferimento nel nostro passato. In questo contesto fu lui, per esempio, a volere con determinazione la facoltà di beni culturali, vincendo non poche resistenze. E con questa strategia che guardava verso un nuovo scenario prospettico sull'utilizzo di tecnologie innovative per lo studio e la valorizzazione del patrimonio culturale, e sulla scia dell'avviato piano coordinato Lecce-Catania, finanziato dal MIUR, nel 2000 promosse e supportò la realizzazione del CEDAD, il primo centro italiano per la ricerca e il servizio datazione con il radiocarbonio mediante la tecnica della spettrometria di massa con acceleratore, con sede presso la cittadella della ricerca di Brindisi. La sua visione di università, sintetizzata in quel progetto che lui aveva battezzato Lecce Città Universitaria, culminò nel prestigioso inserimento dell'Università di Lecce nel progetto del Ministero per l'Università e la Ricerca Scientifica e Tecnologica per la sperimentazione di nuove strutture di scuole superiori universitarie, con un'azione sinergica con l'Università di Catania e l'Università di Pavia. Nacque così la sua ultima creatura, l'Istituto Superiore Universitario di Formazione Interdisciplinare, l'ISUFI, a cui ha dedicato tutte le sue energie negli ultimi anni di attività. Purtroppo la prematura scomparsa gli ha tolto la possibilità di veder realizzati anche questo suo ultimo sogno, in cui aveva portato a fondersi tutti i suoi punti di riferimento, dai collegi di Pavia alle università di prestigio, alle iniziative sul territorio. Al Salento, cui ha dedicato senza risparmiarsi mai tutto il suo impegno, ha lasciato un'università che aveva conquistato un posto importante nel panorama nazionale e internazionale ed un ricco tessuto di strutture di ricerca pubbliche e private. A noi, a distanza di 20 anni, rimane soprattutto il ricordo e l'esempio di una vita spesa generosamente al servizio dell'università e di tutto il territorio salentino, affrontata con spirito di umiltà e tenacia, sempre all'insegna di quella sorridente semplicità ed umanità che gli hanno aperto tutte le porte in vita e che accompagneranno sempre il suo ricordo. In conclusione di questa descrizione, nel tentativo di estrapolare sinteticamente i concetti precedentemente stessi, credo che il valore intrinseco nel profilo e nella personalità di Gino possa essere espresso con le seguenti parole di dedica. Un salentino che ha visto nella specificità di ognuno la ricchezza di tutti, se messa al servizio della comunità. Lavorare assieme e con una scala di valori condivisi per raggiungere obiettivi comuni impone ai tanti talenti che crescono nel mondo accademico e scientifico di vedere la propria istituzione e quelle vicine come veri incubatori e grandi opportunità per attivare sinergie virtuose. Potenziare il buono di ognuno o compensare le virtù e i difetti reciproci è un esercizio di speranza, di costanza, di pazienza e di umiltà. Gino ha lavorato perché questo accadesse anche nel Salento mediante l'università, ma anche mediante la creazione di strutture che aprono spesso nuove frontiere e guardano sempre a nuovi orizzonti. Questo bisogna continuare a fare, perché Gino aveva ragione e vederci oggi così l'avrebbe fatto ridere e gioire. Infine, un pensiero va anche a quelle persone che purtroppo ormai non ci sono più, ma che sono state costantemente al suo fianco nella realizzazione delle sue iniziative. Il nostro pensiero va anche ad Aldo Romano
Lorenzo Vasanelli, Mario Signore. Grazie. Io non posso che ringraziarti per questo, diciamo, ricordo della figura di Gino Rizzo, e adesso un ricordo è rappresentato da questo video che stiamo per farvi vedere. È un video che è stato costruito dal nostro ateneo con la preziosissima collaborazione di Daniela Rizzo, dottoressa Rizzo, che sapete lavora con noi qui in Unisalento, e Emiliano Carico, il dottore Emiliano Carico, che è il nostro videomaker ormai anche del video di ateneo, che noi abbiamo proiettato. Sarebbe stato carino proiettare anche il video dell'Università del Salento, ma adesso questo video dedicato a Gino Rizzo. Quando lanciai l'idea di Città Universitaria l'ho definita un sogno ad occhi aperti, ma mi affrettai subito a dire come quei sogni che ho avuto la fortuna di vedere già realizzati. Ma Lecce, Città Universitaria, è qualcosa che deve fare prima di tutto Lecce, tutti i leccesi, al mondo imprenditoriale, al mondo economico, al mondo produttivo, diciamo la società civile. Tutti bisogna impegnarsi su questa idea. L'unica cosa che è garantita è che ci sono le condizioni perché questo progetto si realizzi. Lecce Città Universitaria, tutto sommato, significa che se uno studente di Monaco, di Baviera, vuole compiere studi avanzati in determinati settori, trova in Lecce la città che gli mette le condizioni, l'università gli dà le competenze per poterlo fare. Ho sperimentato l'esistenza di una città universitaria. L'ho sperimentato a Lecce quando ho avuto modo di incontrare la cultura leccese, l'urbanistica leccese, di conoscerla, di apprezzarla. La conoscevo anche prima, ma adesso la vivo. E dico e ripeto che ci sono tutte le condizioni perché ciò avvenga. Lecce può essere una città universitaria, ma non come etichetta, una città che vive con l'università, per l'università, utilizzando l'università come grande risorsa. Gli studenti sono 20.000 attualmente, una grande risorsa sociale ed economica. Il ricordo più bello che porto e che porterò ormai per sempre con me si riproduce, diciamo, la seduta di un senato accademico in cui noi come rappresentanti di Progetto Universias proponevamo l'apertura a tutti gli studenti di scienze della comunicazione. E il rettore Rizzo fu l'unico, e quindi andammo in tre contro tutto il senato accademico, per aprire questo corso di studio a tutti gli studenti, quindi evitando qualsiasi tipo di chiusura. Questo è il ricordo più bello, che al di là poi dell'ironia con cui il rettore Rizzo faceva capire le sue idee. Durante il suo mandato l'Università degli Studi di Lecce ha assunto delle dimensioni sempre maggiori. Da piccolo ateneo ormai contiamo circa 30.000 studenti, quindi è il merito di aver dato un impulso decisivo alla crescita del nostro ateneo. Ricordo con grandissimo affetto il già rettore Rizzo, perché ci ha accolto come un padre di famiglia. Noi siamo ragazzi, studenti, e siamo diventati proprio con lui rappresentanti dei studenti nel senato accademico. Quindi il lato umano del rettore Rizzo è chiarissimo ed è vivo in noi. È anche un coraggio nel proporre nuove cose in un ateneo che è cresciuto proprio con lui. Ricordiamo infatti la nascita degli Sufi con lui, che è forse una delle cose più coraggiose che ha potuto fare il rettore Rizzo. Si tratta di far partire a Lecce un istituto superiore universitario su cui siamo già autorizzati da un precedente accordo di programma sul modello della scuola normale di Pisa, con quel modello lì, che fa attività, percorsi formativi ad altissimo livello per pre-laurea, per affiancare gli studi per la laurea, e post-laurea per formare esperti del 2000, diciamo.
Lo cerco nelle sue parole, Angelo Rizzo. Lui che alle parole preferiva i numeri del bilancio familiare, quello che suo padre riusciva a quadrare quando Angelo Rizzo, dopo il liceo, scelse Pavia per frequentare l'università. Accelerare quel percorso avrebbe significato mettere fine ai sacrifici e Angelo Rizzo scelse di accelerare. A 22 anni è pronta a sfidare il mondo del lavoro. Racconterà Angelo Rizzo dei suoi viaggi di ritorno, 2, al massimo 3 all'anno. Dal finestrino del treno guardava l'accelerazione nella nascita di insediamenti industriali in Lombardia e il lento sonno della Puglia, quello che sistematicamente lo coglieva alla vista degli ulivi. Racconterà Angelo Rizzo il tormento dell'ultimo viaggio, una distanza matematicamente inspiegabile tra lui e la scelta che era chiamato a compiere. Sarebbe bastato dar retta alla logica, alla spiegazione scientifica, statistica o alla banale somma del 2 più 2 fa 4 per scendere alla prima stazione e tornare indietro, verso il mondo accelerato della Lombardia, il mondo dell'occupazione sicura della sua università, quella che aveva messo lui, studente, al centro del mondo. Ma il treno, racconterà Angelo Rizzo, che alla vista del sud decelerava, quel giorno aveva fretta, un po' come la sua vita, fretta di arrivare alla stazione di Lecce. Fretta, quel treno metteva fretta alla sua scelta. In un attimo il sopravvento delle parole sui numeri, del cuore sul ragionamento, del risveglio tra gli ulivi alla nebbia della Lombardia. La scelta più difficile, la sfida più grande, restare per cambiare, restare per accelerare. Comincia così la carriera accademica di Angelo Rizzo, con le parole nel cuore, i numeri in testa. Racconterà di aver ringraziato i suoi professori del liceo Capece. Senza di loro non avrebbe mai raggiunto Pavia, non avrebbe mai compiuto quel viaggio di ritorno. Senza di loro non avrebbe mai messo al centro della sua esistenza l'università. L'unico potenziale di reale sviluppo di cui disponga nell'immediato futuro la società ionico-salentina, scriverà nella sua relazione in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico 96-97, quando l'Ateneo Salentino compiva 40 anni. 40 anni, scriveva Rizzo, di sogni e progetti, di grandi esaltazioni e di cocenti amarezze, di affermazioni personali e collettive, di sonore bocciature, e cadenzata da folle, sempre più numerose di giovani che entravano festanti con il cuore gonfio di speranza e ne uscivano in pochi con l'agognato diploma di laurea che non sempre ha rappresentato certezza di un futuro migliore. E come in quel viaggio sul treno, anche nella relazione del 96, Rizzo accelera, indica la strada per l'Ateneo Salentino, lascia il testamento. Scrive Angelo Rizzo, l'Università di Lecce del domani è quella che attraverso accordi di programma, protocolli d'intesa, convenzioni e rapporti con enti e istituzioni locali si fa carico di tutto e in parte dei problemi del territorio, mettendo a disposizione tutte le sue competenze, le proprie strutture, i propri servizi. È come quel treno nella relazione del 96 accelera, va oltre il domani. Concludendo il suo discorso dice, passa a delineare per sommi capi l'Università di Lecce di dopodomani. Mi limito ad indicare il faro che deve segnare e illuminare il nostro percorso, lo studente. Così come l'università di oggi è quella di domani, anche l'università di dopodomani deve porre lo studente al centro delle sue attenzioni. Solo così continuerà ad elevare la qualità. Al magnifico rettore non basta, il treno ha fretta, fretta di trasformare il suo prodotto, il laureato, in un prodotto di qualità. Per questo pretende che sul sito di presentazione dell'ISUFI, l'Istituto Superiore da lui guidato fino alla fine, ci sia quella parola, accelerare. Le attività dell'ISUFI puntano ad accelerare lo sviluppo. Accelerare, come quel treno per troppo tempo abituato a decelerare alla vista del sud. Accelerare, disinnescando la marcia della fuga. Immagini bellissime che
ci riportano ancora più vicino a lui e al suo pensiero, anche perché ascoltarne le parole in qualche modo ti suscita dei sentimenti fortissimi. Questo è quello che deve fare un video di questo, per cui devo veramente ringrazio anche veramente Daniele e tutti quelli che hanno collaborato a proporre questo video. A questo punto io direi che apriamo questa primo confronto sulla la visione di Angelo Rizzo, è stato più volte richiamato, e do subito la parola a Roberto Cingolani, non prima di dire che adesso discutevo con lui di una cosa vera, è che l'impegno accademico scientifico e l'impegno politico, ecco, Roberto è un esempio emblematico di come le due cose si possono conciliare. Un attimo fa mi diceva, però è veramente difficile perché l'impegno politico ti allontana da quella che è la missione per la quale tutti quanti noi abbiamo lottato nella vita, per cui l'attività scientifica spesso deve essere messa da parte per quello che è l'impegno politico. Però Roberto, penso, introducendoti, che davvero hai fatto un grandissimo, stai facendo un grandissimo lavoro e tutti noi ti siamo grati. Grazie. Grazie Fabio, grazie a tutti. Sentite, questa sarà una breve, proprio breve, prometto, non più di 10 minuti, una breve confessione fatta in pubblico, diciamo, non in confessorio. Io ho conosciuto Gino da bambino, perché mio papà era un fisico, l'ha detto Aldo prima, era di Pavia, e aveva studiato al Politecnico, da giovane, lui era del 39, Gino del 44, credo, no? Era stato poi, come si faceva a quei tempi, che c'era mobilità, con un gruppo di innovatori, era stato trasferito nella nascente Università di Bari, dei Vialdi, quelli che citavi tu prima. E io ricordo che ero proprio ragazzino, c'era questo giovane, vivacissimo, questo Gino Rizzo, ed era a casa mia. E me lo ricordo, passarono un po' e questo ricordo che io, ovviamente lui veniva spesso, però me lo ricordo nettamente perché era a casa e passò quasi un pomeriggio con mio papà a correggere qualcosa. Adesso non so se fosse roba di tesi di laurea o subito dopo, comunque lavoravano. Quindi questo è il mio primo ricordo di Gino Rizzo, che mai avrei pensato di dover in futuro incrociare. Mio papà muore a 50 anni, si ammala a 36. Credo che Gino abbia avuto un destino abbastanza simile, forse persino prima. Però hanno condiviso alcune cose, una di queste è che sono stati i primi a portare la scienza dei materiali solidi in Italia. Gino andò a Losanna a studiare questi layered compounds, adesso so che qua insomma, i fisici sono pochi. Comunque sta di fatto che io studio fisica, risento un po' di questa idea che la scienza dei materiali sarebbe stato il futuro. Beh, oggi se c'è internet e telefonine è perché c'era la scienza dei materiali prima. E nell'84, per una serie di casi strani che faccio fatica persino a ricollegare in questo momento, io vengo a fare una parte della mia tesi di laurea a Lecce, dove conosco Lorenzo Vasanelli, Gino, che era quello che mi ospitava. Ricordo Gioacchino Micocci, Antonio Tepore, Massimo Di Giulio, che ho salutato prima con grande piacere. Pochi colleghi, era un piccolo dipartimento, una realtà piccola. C'era Lorenzo Vasanelli, che nel frattempo cominciava da Bari a fare un po' avanti e indietro, anche Valentini e altri, insomma. Era un posto piccolo, ricordo aveva una Dian di 250.000 chilometri, che non superava i 90 all'ora, ci mettevo 2 ore a venire a Lecce, dormivo con 2 o 3 studenti in una stanza in comune, c'era Daniela Manno anche, lavorai su alcuni materiali fatti qui, questi layered compounds, poi in realtà anche se la chimica cambiò, quella roba 20 anni dopo ha vinto un Nobel con le eterostrutture di semiconduttori. Però sì, era un'altra fisica che intanto era evoluta, però qui c'era stata un'intuizione molto forte, era di Gino, che era stato, credo, a Losanna, aveva portato queste cose. Ebbi questa esperienza nell'84 e Gino, quando finì la tesi, mi disse, ma tanto tu qua finirai. Io gli dissi, no Gino, guarda, io sono un montanaro, cioè qua dove c'è il mare, il sole, odio il caldo, odio il mare, no? Per me è troppo, diciamo, qua non ci vengo, però grazie. Sono partito poco dopo, ho fatto la normale, poi a Stoccarda al Max Planck, poi Tokyo, poi gli Stati Uniti. La mia famiglia è una famiglia molto nomade, il contrario forse di Gino, che aveva questa terra nel suo DNA. Noi siamo un po' apolidi. Nel 90 mio papà ci lascia, per quanto fosse ammalato da quando aveva 35-36 anni, ci lascia improvvisamente. Era più inaspettato di quanto noi ci aspettassimo.
E mia mamma aveva un tumore, io ho fratello e sorella di 10-11 anni più piccoli di me, ora sono tutte e due universitari, una matematica, mia sorella, mio fratello è professore di biologia da 25 anni negli Stati Uniti, però a quei tempi erano piccoli, io ero giovane e loro erano ragazzini. Avevo urgenza di tornare in Italia, ero il Max Planck in quel momento, il mio capo aveva vinto il Nobel un anno prima, quindi insomma eravamo, si può dire, sulla cresta dell'onda, no? E avevo bisogno di tornare a Bari perché la mia famiglia era lì dove mio padre era morto e dove aveva conosciuto Gino. E l'università mi disse, no, il tuo curriculum è troppo forte, farebbe saltare tutte le file, squilibrerebbe gli equilibri. Ma viene sempre, io sono uno sportivo, ero uno sportivo, no? Insomma, un po' come dire, ci arriva uno molto bravo in una squadra di calcio, gli dicono, no, dai, se ti prendiamo poi dobbiamo mandare via i giocatori che abbiamo, no? E allora decisi di lasciare l'università in quel momento e trovarmi un altro lavoro perché avevo un problema più importante che era quello di tenere in piedi i resti della mia famiglia. E lì Gino, all'improvviso, si manifestò. Con quel suo atteggiamento, un po' ve lo ricordate, molti di voi, no? Chinava un po' la testa di lato, allargava le braccia, sembrava un padre. E mi disse, t'avevo detto che tornavi qua, vieni a Lecce che ti dico cosa voglio fare. Io ricordo una domenica, sono venuto, non avevo più la Diana, avevo una macchina seria, per fortuna, ci misi un'ora e un quarto, e mi fece vedere il suo programma. Una roba, mi disse, guarda, se fai la metà di quello che dici, è un successo. Questa fu la mia risposta. E siccome io ero un buon negoziatore, gli dissi, guarda Gino, io vengo, però venendo dal Max Planck devo fare il fratello grande, il padre in panchina a casa mia, però io voglio continuare a fare una cosa scientificamente elevata, perché a me sta storia che la carriera si sia interrotta così bruscamente, così drammaticamente, non, è una cosa che mi terrò in futuro e non ci farò mai pace, quindi cerchiamo di fare le cose pensando in grande. E lui aveva una visione mostruosa, stava mettendo su una squadra tutta di giovani, tutta gente che veniva da fuori, in un posto di cui io avevo la memoria di 7-8 anni prima, che era un posto veramente piccolo, chiuso. Invece lui aveva questa visione mostruosa, con una capacità di pensare in grande che era oltre ogni aspettativa, anche per uno come me, notoriamente megalomane dal punto di vista delle idee almeno. Vastissimo NRSM, il grande centro di materiali, che ricordava molto un Max Planck, se volete. Poi c'era il CET, ma c'erano tante altre cose. Mi parlò della sua idea di campus, una grande infrastruttura. Cavolo, oggi sono venuto qui, era un po' di tempo che non ci tornavo. Cioè, le infrastrutture rimangono, ragazzi, sono la testimonianza che fisica di una visione, no? Le chiacchiere. Uno viene qua e vede decine di migliaia di metri quadri di laboratori, giovani che camminano, ma pochi anni prima non c'era niente, c'erano i tufi con le palme, con le cose bellissime, e quattro pionieri che avevano prestato un servizio mostruoso, perché questi pionieri non erano stati in giro per il mondo, avevano creduto alla visione di questo matto, no? Di questo mostro che vedeva lontano, e per fortuna che ci sono i matti mostruosi così. Ingegneria. Io mi ricordo che negli anni in cui sono stato qua, uscì la graduatoria del Sole 24 Ore, eravamo la seconda ingegneria d'Italia dietro al Politecnico di Milano, ci fu quei ranking che escono, che hanno il valore che hanno, però pochi anni prima non esisteva. Allora il punto è che uno non deve credere al ranking, come credo, diciamo, tutti noi siamo d'accordo, però il fatto che uno non c'è e dopo pochi anni c'è ed è in cima, vuol dire che qualcosa è successo. Io mi ricordo le decine di colleghi che venivano da tutta Italia, anche da fuori, Alfonso Maffezzoli, con cui abbiamo condiviso tante, tante idee, ma poi è venuto Sannino, tanti, cioè, Giuseppe venne da noi, io mi ricordo Giuseppe Gigli, era venuto laureando di una dottoranda di Roma che veniva a fare esperimenti da noi, vinse il dottorato a Roma e lo vinse a Lecce, dicevo io scelgo Lecce perché qua mi piace l'ambiente, poi credo che stia continuando a fare tanti di quei casini lui qua dentro con idee nuove, che insomma sicuramente fu un ottimo acquisto, però capite che voleva dire uno che veniva dalla Sapienza, che poteva prendere il dottorato là stando con la fidanzata, con la famiglia, dicendo io vengo a Lecce perché qua si respira un'aria più vitale. Queste sono cose misurabili e fanno parte di quella visione. Seppe vedere oltre la fisica, perché lui non fece l'errore che hanno fatto tanti maestri di fare la cosa sua e basta. No, lui proprio, l'avete sentito, no? Beni culturali, lui pensò tutto, perché aveva questa idea pangemone, no? Aveva questa idea dello scibile ampio, e un posto diventa civile quanto più scibile ha, che non è monocromatico, è con tanti colori. CNR, INFM, INFN, Optel.
l'intuizione della scuola superiore Sufi. Il CMCC più recente, lui non c'era più, ma continuava a venire roba, cioè continuava ad essere un posto che attraeva Lecce, che 20 anni prima nessuno ci avrebbe messo un dollaro, o un euro, o una lira. Invece noi il suo sogno l'aveva veramente messo in pratica. C'è ancora tanta roba che bolle in pentola, credo che oggi Giuseppe ne parlerà, anche gli altri, non so, insomma, quindi direi che quel motore non si è certo fermato. Ora, non è oggi un momento di bilanci, non tutto ha funzionato. Alcune cose hanno funzionato benissimo, altre no, ma questo ci sta, è la statistica. Ma se uno ha un menù o un arsenale di idee così ampio, anche se 3 su 7 funzionano, ragazzi, è già un gran successo, no? In realtà forse più di 3 su 7, ma insomma, bisogna essere severi nell'analisi e non è oggi, non è il giorno di analisi. Vorrei enfatizzare 3 cose. Lui era un visionario, e questo mi pare chiaro, ma era anche una persona buona. La cosa che a me ha sempre colpito è che lui era in grado di essere giusto anche con quelli che non lo meritavano. Che è una cosa molto particolare. Guardate, io sono un nomade, ho cambiato 23 volte casa in 3 continenti. Vengo da una famiglia nomade, sono totalmente apolide, non so dove sarò seppellito e francamente non me ne frega nulla. Però, siccome sono sempre stato un foresto, dovunque io sono andato, non avevo radici lì, mi sono sempre dovuto rapportare ai locali. E io vi dico, per esperienza personale, che il foresto sta sempre sulle scatole ai locali, perché viene con la puzza sotto il naso e dice, ah, questi qui sono sempre stati qua, non si sono mossi. E i locali dicono, ah, arriva questo qua che ci vuole insegnare il mondo. È la natura umana, non è la realtà, è così. Eppure Gino era quell'asse di equilibrio, quella bilancia che consentiva ai foresti e ai locali di stare insieme, di collaborare e di fare sinergia. Guardate, ci sono poche persone in Italia e nel mondo che sono state in grado di fare questa cosa. Se no Lecce non veniva così grossa. Questa era una capacità assolutamente sua, essere giusti con chi non se lo meritava ed essere in grado di trovare sempre la corda corretta da toccare al foresto come al locale. Mi ricordo che appena arrivato qui, quindi avevo accettato la sua idea, quindi inizia il percorso universitario. Io sono naturalmente uno stacanovista del lavoro, non c'era weekend, non c'era notte, dormo poco. A luglio chiudevano il cancello del Fiorini. Dio buono, ragazzi, io su questa cosa qua mi sono imbestialito quando il 3 luglio del primo anno che ero qua, arrivo il pomeriggio, perché io venivo sabato pomeriggio anche, e trovo chiuso. Ho fatto un disastro e mi ricordo Gino, perché io gli dicevo, ma come, ma il Max Planck è aperto 24 ore al giorno, 7 su 7, tu perché se io ho un'idea di domenica devo venire in laboratorio e devo testarla. E invece era chiuso perché era estate. E io mi ricordo che, non so parlare il dialetto, però lui con le sue braccia aperte, la testa in casa, mi diceva, figlio mio, ma non vai al mare? E io, no, io lo odio il mare! No, lo odio! Io non sto qua per andare al mare, io sto qua perché devo recuperare il terreno che ho perduto nella carriera, eccetera, eccetera. Lunedì, permesso speciale, avevamo le chiavi, si poteva entrare quando volevamo, 24 ore. Voi non lo sapete, ma se oggi si può entrare ogni giorno lo dovete a me, che piantai una grana pazzesca. Poi ovviamente adesso, ora ridiamo, ci sono i badge, tutto. A quei tempi c'era la catena con Lucchetto, sul cancello, sulla provincia del Monteroni. Aldo, tu te lo ricordi, no? Perfetto. La verità è che lui voleva giocare non in Serie A, lui voleva giocare in Coppa Campioni. È questa la cosa mostruosa di quest'uomo, no? Lui voleva giocare la Coppa Campioni e lui ha creato PIL, ha creato speranza, ha creato migliaia di posti di lavoro qua. Bisogna dargli atto. Lui è stato un pezzo dello Stato, ha materializzato lo Stato qui, ha materializzato gli enti locali, ha creato delle cose, no? Parliamoci chiaro, non l'ha fatto senza mai perdere la sua umanità, che è una cosa assolutamente unica, ma parliamoci chiaro, se uno così fosse nato a Boston, a San Francisco, la Silicon Valley l'avrebbe fatta molto prima di quelli che l'hanno fatta sul serio. Però lui c'aveva il DNA qua. La polvere di questo posto ha gli stessi atomi del suo DNA. Lui amava questa terra e quindi lui voleva fare la provinciale ammazzagrandi. Voleva fare quelle squadre terribili, piccolette, di provincia che ammazzano le grandi. E sono le squadre più simpatiche. Sono quelle che piacciono di più a tutti e tra l'altro sono quelle che fanno i vivai. Perché poi questo è diventato un vivaio. Contate quanta gente è partita negli ultimi 30 anni da qua è andata a scombinare piani, a fare cose importanti in giro per l'Italia e per l'estero.
Io mi sono dimesso poi dall'università quando ero qui. Ho scelto di creare un modello diverso, quello dell'IT alternativo, che ha avuto l'università contro sistematicamente, tranne quella di Lecce, lo devo dire, e alcune sacche di alcune università amiche, perché era un modello alternativo. Però l'apertura mentale di questa università e di poche altre riflettono l'apertura mentale che Gino ha trasferito qua dentro, la tolleranza culturale, l'apertura, la capacità di attrarre, il fatto di volere i foresti e i locali insieme, perché non c'è una struttura sana che sia solo di foresti o solo di locali. Ci deve essere il melting pot, no? Quello culturale, geografico. E lui l'ha fatto sia a livello di discipline, sia a livello di culture, che anche, se mi permettete, a livello di umanità, mettendo insieme umanità diverse, facendole lavorare nello stesso posto. Allora, l'apertura mentale di Gino è rimasta una caratteristica di questo posto e spero venga perpetrata nel tempo, perché questo è stato il vero grande dono che lui ha lasciato a questa terra. Però ragazzi, io credo che noi gli dobbiamo l'immortalità digitale. Venendo qua, ho cercato su Wikipedia Angelo Rizzo e ho trovato un regista e un vescovo. E ho parlato con la chat GTP chiedendogli di Angelo Rizzo e non ne sapeva niente. Allora, qui state facendo un errore. Va bene le piazze, va bene intitolargli la strada, la piazza, va bene fare la commemorazione. Però ragazzi, voi domani dovete mettere su Wikipedia Angelo Rizzo, rettore e fondatore, se volete dire fondatore di tante cose, ma insomma rettore dell'Università di Lecce. Ci deve essere nella memoria di massa del pianeta un capitolo dedicato a Gino, sì che chiunque, quando noi non ci saremo, potrà andare su Wikipedia o parlare con la chat GTP e chiedere: ma chi è sto Angelo Rizzo? E devono uscire fuori le cose. Voi state veramente perdendo una grande opportunità. Vi invito alla fine di questo incontro a costruire la memoria digitale di Gino, che non deve essere solo la signora Anna e le tre splendide figlie, Roberto, Daniela, Miriam, che questa memoria la porteranno avanti insieme a noi, i suoi amici, ma deve essere una cosa pubblica. Ci vuole niente, basta creare la pagina e questo gli darà l'immortalità digitale che lui merita. Grazie. Parole che indubbiamente ci emozionano, questo suggerimento finale non possiamo che coglierlo, però mi piace sottolineare questo aspetto ancora una volta da parte di un grande scienziato, il soffermarsi sull'aspetto umano. Vi ha detto sicuramente un visionario, ma dopo dire uomo giusto e buono, guardate, io lo continuo a dire, ma voi lo sapete che per me è proprio una filosofia di vita. Io credo che la bontà, la generosità porti molti frutti, non c'è niente da fare, e lo si vede nelle persone che poi ci seguono. E devo dire che Roberto, uomo conosciuto per essere uno scienziato, ecco, anche un grande dirigente, a essere persona dura, io poi però vedo Massimo De Vittorio, che è a capo dell'IT qui, e vedo in Massimo per esempio una persona di una generosità immensa. Ve lo dico perché vorrei citare tutti quanti voi, però non è soltanto uno scienziato, è una persona che sa donarsi. Prima, adesso io devo introdurre in realtà Gino Nicolais, se lo faccio con questa osservazione, voi forse non lo sapete, ma io ho incrociato Gino Nicolais perché lui era il presidente dell'Agenzia per la Ricerca e la Produzione Avanzata della Federico II, lui era il presidente, il vicepresidente era il mio maestro, e devo dire che io avevo una venerazione per quest'uomo, perché poche volte ci siamo incontrati, non è che, però tu incrociavi il suo sguardo esattamente come con Gino Rizzo e capivi che avevi di fronte a te un'altra persona visionaria e con una grandissima passione dentro. E non è un caso che poi qui abbiamo avuto prima Alfonso Maffezzò, che citavo, e poi Alessandro Sannino, tutti e due allievi di Gino Nicolais. Non è un caso che noi l'abbiamo voluto, no, negli SUFI, Comitato Scientifico, perché noi riconosciamo a Gino come a Roberto una funzione fondamentale. Roberto mi diceva: me ne sono andato con un po' di rammarico, con qualche problema. Io voglio chiedere scusa a Roberto, perché io penso che uno possa andare via da questa università perché ha altre prospettive, ma mai perché questa università l'allontana. Io credo che la nostra grande forza è quella di unire e di attrarre. Questo fa la forza del nostro Ateneo.
Gino, prego. Grazie, grazie molto per la presentazione, anzi veramente in questo momento in cui la commozione ci assale un poco tutti, perché ricordiamo Gino che aveva una vivacità e un'intelligenza proprio al di fuori dal comune, e poi, come già è stato detto varie volte, aveva una visione. Lui quando avviava un qualcosa sapeva dove voleva arrivare, questa era la cosa principale. Quando decise di fare ingegneria dei materiali, mi chiamò un giorno a fare una chiacchierata perché a Napoli da poco era partita e mi voleva chiedere che cosa fare. Allora lui mi disse: noi dobbiamo fare insieme ingegneria dei materiali, e la dobbiamo fare insieme nel senso che io non voglio professori che vengono a insegnare qui, ma voglio professori ricercatori, professori che poi vengono a vivere qui. Questo è sicuramente una cosa molto, molto diversa da quello che succede molto spesso nelle nostre accademie. Quindi io ricordo che sono venuto con lui a fare un piano dell'ingegneria dei materiali, sono tornato e Alfonso, che era ricercatore con me, ho detto a Alfonso: guarda, tu hai due strade, uno puoi fare il ricercatore CNR, perché da poco c'era stato costituito un istituto proprio sui materiali, però puoi andare a fare il professore a Lecce. L'unica cosa che io ti dico è che se vai a Lecce non puoi tornare più. Questo è una cosa, è un impegno che hai preso. Io ti devo dire a tutti voi che lui è venuto, non solo è venuto ed è stato contento, ma si è portato tutta la famiglia e si è creato proprio la sua vita a Lecce, qualche volta, molto raramente, lo vedo a Napoli. Questo è un modo diverso, e tutto questo era perché Gino aveva chiaramente in mente che cosa doveva essere l'ingegneria dei materiali a Lecce. Non doveva essere una succursale di Napoli, ma doveva essere quella che attraeva i migliori scienziati che erano in Italia o all'estero qui a Lecce. E poi quando è nato l'ISUFI, lui è stato felicissimo, io ero nel comitato ordinatore dell'ISUFI insieme a Lorenzo, insieme ad Aldo, e devo dire che tutta la squadra era una squadra che era guidata veramente da Gino in modo esemplare. Io, che sono un forte innamorato del Napoli, diceva sì, che questa nostra squadra di oggi era quella squadra di allora. Qui non giocavamo a pallone, ma sicuramente sapevamo bene che volevamo vincere il campionato. Questo è quello che abbiamo fatto, e lo abbiamo fatto bene. Io mi sono tanto innamorato di questa regione che poi ho continuato a lavorare qui. Sono venuto a fare il presidente dell'Arti e l'ho fatto con grande piacere. Avevo anche già discusso con mia moglie se era il caso di trasferirsi o meno in Puglia, perché ci trovavo un'umanità e una creatività e una capacità di interlocuzione, di interdisciplinarità nelle università che veramente era al di fuori di quello che succedeva in altri posti del mondo e anche a Napoli stesso. Poi ci fu un problema che mi nominarono ministro e quindi non potetti più pensare di restare qui a Bari, e questo lo dico con molta convinzione. Poi un altro mio allievo bravissimo che avevo visto prima ancora di cominciare gli studi e con cui avevo studiato, avevamo lavorato insieme, avevamo fatto insieme un sacco di cose di ricerca, anche lui a un certo momento disse: io voglio fare la carriera universitaria. E disse: guarda, il posto migliore per andare avanti deve andare a Lecce. Anche lui si portò tutta, all'epoca non la famiglia che non l'aveva ancora, ma il padre e la madre, e si spostarono tutti quanti a Lecce. Questo veramente è un segnale che dovrebbe essere preso in considerazione da molte università d'Italia, perché questo è un vero modo di portare una conoscenza in un'altra università e far crescere da questa conoscenza locale tutte le capacità di crescere, di svilupparsi localmente. Con Gino abbiamo avuto un rapporto eccezionale, perché ci conoscevamo al CNR nelle volte che lui veniva a Roma o al Ministero, e con lui in genere discutevamo dei problemi generali che c'erano nell'università, in tutto il sistema del governo, però
Poi quando si ritornava a Lecce non si parlava più di nient'altro, di come far diventare questa iniziativa, questa sua iniziativa, la migliore che esisteva al mondo. Quando nacque l'ISUFI lui diceva, ne discutevamo insieme, io non voglio fare una scuola di alta formazione come Pisa, io voglio fare qualcosa di diverso, io voglio far diventare questo ISUFI il centro di formazione per tutto il Nord Africa, perché noi siamo gli unici che possiamo veramente permetterci di attrarre questi studenti e dare un significato e una forza al nostro paese diverso da del sud del nostro paese, diverso di quello che loro vogliono fare. Noi dobbiamo lavorare sulla conoscenza. La conoscenza è l'elemento principale per avere un incontro con i popoli diversi, perché solo sulla conoscenza si evitano guerre, si evitano problemi, e questo, diciamo, in un certo senso l'ha raggiunto, l'ha visto raggiunto grazie a Aldo Romano, grazie pure a Lorenzo Vasanelli, i quali devo dire nemmeno loro ci sono più, ma sicuramente hanno dato moltissimo a questa comunità, e l'hanno dato veramente senza chiedere niente in cambio, lo hanno fatto veramente principalmente per sposare l'idea di Gino di far crescere questa comunità. Io saluto Giusy Passante, che non è qui con noi, ma perché è a distanza, e voglio ricordarla perché anche lei è stata una professoressa molto brava, molto attenta, e ha dato anche lei molto contributo alla crescita di questa università. Grazie a tutti. Grazie anche a questa riflessione. Secondo me, quando si investe su una istituzione, si investe anche sul territorio, per cui non c'è possibilità. Io sono stato per 9 anni, ho fatto avanti e indietro fra Lecce e Napoli ogni settimana, ma quando mi sono trasferito qui con la famiglia, lì allora c'è stato il vero investimento. Io ripeto, da geografo, c'è un investimento patrimoniale, ma soprattutto affettivo. È a quel punto che si instaura un rapporto di reciprocità col territorio. Quando ci si sente amati dal territorio, si restituisce amore al territorio. Per cui credo che esattamente questo. Ma lui è proprio questa, la testimonianza sua era questa. Come locale, lui però riconosceva questa capacità del Salento di essere luogo, terra d'incontro. E questo l'ha interpretato benissimo negli ISUFI. Noi dobbiamo farlo, continuare a farlo oggi. Saluto peraltro il professore La Forgia, che ci ha raggiunto, rettore di questa università, e lo saluto. E a questo punto io do la parola a Roberta Rizzo. Il ricordo, diciamo, della famiglia non può mancare, perché quella visione strategica io credo che nascesse in famiglia. Spesso ci si dimentica, signora Anna, di quanto è importante la famiglia nel sostenere queste menti visionarie, perché in molti casi assolutamente, perché penso che la famiglia subisca tutto questo, però abbia il coraggio spesso di accompagnarlo. Grazie. Intanto volevo ringraziarvi tutti, è veramente molto bello avervi qui e ricordare mio padre come lo stiamo facendo oggi, magari sperando di gettare i semi per continuare l'opera che lui ha iniziato. Un padre è meglio di 100 insegnanti, George Herbert, mio eterno papà. È davvero difficile raccontarti il futuro da quando non ci sei più. Sono passati 20 anni e un pezzo di cuore strappato. Ma ho reagito alla tua scomparsa creando dentro di me una sorta di invincibilità, la caratteristica dell'incassare i colpi duri della vita senza smettere di credere al potere dei desideri, alla voglia di cambiamento, alla bellezza delle emozioni, dei gesti, della gratitudine. Tu sei la copia di tuo padre, lo stesso cervello visionario, lo stesso cuore generoso. Un onore ricevere tali complimenti. A te, padre, amico, marito e scienziato, docente e rettore dell'Università del Salento, mente brillante, eclettica, geniale, cuore impavido, forte e altruista, devo la parte migliore di me, la tua capopaccia, testa matta, come amavi definirmi, la figlia tenace, indipendente, eppure legata alle radici familiari, al territorio, irrequieta, creativa, con uno spirito guerriero ancora combattivo nonostante le sfide. Figlia mia, il tempo della spensieratezza è finito. La vita deve essere affrontata con coraggio. Una delle tue ultime frasi prima di lasciarmi il giorno del mio compleanno, con tante domande e angoscia per il futuro.
lo stesso futuro, padre mio, che ho imparato a dominare con fatica, cambi di rotta improvvisi e compromessi a volte non condivisi. Da te ho imparato a rialzarmi e non mollare, donare senza forza, senza per forza pretendere, progettare, avere visione e credere ancora nei sentimenti. Ma da te ho imparato soprattutto la lezione più importante, un concetto di leadership concreta e innovativa, essenziale per attuare il cambiamento. Nel mondo delle istituzioni come l'università ed in generale nella ricerca, sappiamo bene quanto sia fondamentale la capacità di trasformarsi, di reagire agli stimoli con prontezza, di orientare la crisi modificandola in opportunità per la costruzione continua di relazioni, ma soprattutto ecosistemi integrati, capaci di mischiare ambiti, competenze e aree in modo armonico, guardare oltre, prendersi cura degli altri. Inoltre, tu credevi fermamente nella trasparenza e nella sincerità, eri dotato di specifici superpoteri che ti hanno reso ancora vivo nel ricordo e nell'importanza delle tue lezioni. Tali superpoteri sono altrettante lezioni di leadership che condivido: l'umiltà, la generosità, la visione futuristica, la semplicità, lo studio continuo, la responsabilità dell'azione, la connessione, la capacità di adattamento, la creatività e l'innovazione, la costanza e la tenacia. Hai sempre avuto una grande capacità di ispirare gli altri a credere in una visione comune, di guidarli verso la realizzazione di obiettivi ambiziosi. Hai saputo mettere al centro del tuo operato l'ascolto, la fiducia e la collaborazione, costruendo un ambiente di lavoro in cui le persone si sentivano valorizzate, motivate a dare il loro massimo. Hai incoraggiato noi figlie a studiare e reinventarci sempre, malgrado gli schiaffi, a tenere la barra dritta, puntando orizzonti professionali grandiosi, con costanza e tenacia. Nonostante i miei studi umanistici, mi sono occupata di innovazione e tecnologia all'avanguardia, danzando in tanti mondi e industrie, seguendo progetti in vari campi, nutrendomi di Internet of Things, intelligenza artificiale e oggi addirittura cyber security, senza mai smettere di aggiornarmi, di studiare, di esplorare con curiosità. Ho continuato a coltivare le mie passioni che tu tanto adoravi, la scrittura, la pittura, lo sport, il canto, ho iniziato a giocare a golf, proprio come mi ripetevi tu: non fermarti mai, figlia mia. Il vero segreto della tua leadership è stato sicuramente il tuo sguardo rivolto al futuro, migliorandolo con coraggio e determinazione, senza mai rinunciare alla generosità, alla trasparenza, alla valorizzazione dei talenti, al cuore. Lo stesso cuore che riempiva la nostra casa, regalandoci bellezze e sorrisi, nonostante la tua scarsa presenza. Ci sei sempre stato, con qualità e importanza, come i grandi saggi della storia. Hai saputo guardare avanti, individuare le opportunità e le sfide del cambiamento, preparandoti con passione e abnegazione per affrontarle con successo. Hai creato una cultura dell'innovazione e della sperimentazione, stimolando la creatività e la curiosità in coloro che hanno avuto la fortuna di starti accanto e seguirti. Il tuo esempio è così forte che mi ha plasmata ed ha influenzato tante persone. Sei stato visionario anche nei miei confronti. Hai sempre creduto in me, nelle mie potenzialità. Ed oggi è davvero difficile trovare leader capaci di dare possibilità agli ibridi, a metà tra innovazione e arte, tecnologia e poesia, agli irrequieti che sono in grado di rivoluzionare qualunque cosa, ma fanno paura. Continuo a credere che troverò il mio posto, riuscirò a seguire le tue orme e farmi apprezzare per le mie caratteristiche così diverse e variegate, fuori dal coro ma perfettamente integrate nel sistema. E non smetterò mai di ringraziarti per avermi compresa, amata e resa unica, accettandomi e accogliendo chiunque, senza disparità e differenze. Cosa devo a mio padre? Tutto. Prima di salutarti, volevo lasciarti anche un pensiero che ha scritto il tuo amico Andrea Cuomo, Vice President di ST Microelectronics, che non ha potuto essere qui, ma mi è sempre stato accanto, aiutandomi come facevi tu, senza mai dimenticarti. Mi dispiace sinceramente di non poter essere presente oggi, ma il 10 marzo è la ricorrenza dei 50 anni con la donna della mia vita e quando ho ricevuto l'invito i programmi non potevano più essere modificati. Mi dispiace non esserci perché Gino è stato un vero amico. Ho ancora la pelle d'oca nel ricordare le parole che ebbe per me dal letto dell'ospedale, un paio di giorni prima di lasciarci, con la voce fioca ma la solita eccezionale lucidità intellettuale e generosità di animo. Rispose alla mia chiamata, aprì il suo grande cuore come mai aveva fatto e alla fine mi salutò dicendo che non ci saremmo mai più rivisti. Gino è stata una persona unica, che aveva un sogno, come tutti i grandi spiriti, e la forza di tradurlo in realtà, almeno fino a quando la salute e il contesto glielo hanno permesso. Fare del Salento un centro mondiale di ricerca, sviluppo e produzione di tecnologie avanzate. Voleva bene la sua terra, ne conosceva le potenzialità, sognava di vederla al centro del mondo. Solo chi sa sognare può cambiare il mondo, e Gino era uno di questi rari uomini.
Da rettore ha moltiplicato gli studenti dell'università, salendo nei ranking, cosa riuscita a pochissimi. Ha attirato grandi personaggi e grandi aziende, come la ST, convincendoli ad investire con lui nel suo territorio. Sono certo che altri oggi hanno testimoniato il suo contributo professionale, non voglio ripetermi. Qui voglio solo testimoniare la sua onestà intellettuale, la sua grande rettitudine morale, la sua umanità, la sua dolce determinazione, la sua capacità di ascoltare e prestare attenzione a tutti, dai potenti ai più umili. Dentro e fuori l'università tutti trovavano ascolto, comprensione e aiuto. Era un gioiello raro, un uomo con la U maiuscola, come ce ne sono veramente pochi. Grazie papà, a nome mio, della nostra famiglia e di tutti. Ti amo, Roberta. Apparentemente una prospettiva diversa, familiare, ma in realtà è esattamente quello che tu ci hai raccontato in queste bellissime parole a lui rivolte, è esattamente l'uomo che tutti quelli che l'hanno incontrato ricordano ed è la persona che noi vogliamo sempre ricordare. Io prima citavo il professore La Forgia, ex rettore di questa università, mi è arrivato un messaggio molto bello di un altro rettore, Saverio Mongelli, che ha iniziato per 50 anni in questo ateneo, ha contribuito a costruire questo ateneo. E voglio ricordarlo, inutile leggerlo secondo me, ma soltanto dire che questa persona si scusa di non poter essere qui. Queste scuse secondo me sono incredibili da parte di una persona che penso sia davvero molto anziana, ma che continua a sentirsi parte di questa comunità. Io ripeto a voi quello che ripeto a tutti, soprattutto ai miei studenti, alle mie studentesse. Arrivata a 50 anni, cioè l'età nostra, l'età mia, non dire... Io vi dico una cosa soltanto in cui credo fermamente. Su vari 50 anni noi non dobbiamo guardare soltanto avanti, dobbiamo guardarci intorno e trovare qualcuno a cui possiamo passare il testimone. Questa è una cosa fondamentale per dare continuità a quel progetto. Questo è un momento a metà del mio mandato in cui io incomincio a guardarmi intorno e io spero davvero che questa università possa esprimere l'eccellenza che ha espresso nel suo passato. Noi dobbiamo proiettarla nel futuro, dobbiamo essere coscienti che questa università nel tempo è diventata davvero un grande faro culturale. Noi dobbiamo rafforzarlo e alimentarlo, credere in questa istituzione e rappresentarla nel migliore dei modi a livello nazionale e internazionale. Per questo è importante creare entusiasmo e oggi devo dire con questi interventi quell'entusiasmo lo stiamo davvero creando, consolidando. E adesso la parola va a Daniela Rizzo, che leggerà un messaggio di Ernesto Sticchi Damiani. Anche lui, per questioni di salute, non può essere qui con noi oggi, ma ha voluto lasciarci un messaggio, una testimonianza del rapporto che lo ha legato. E dico, scusate, parlando sempre di direttori, io credo che una cosa dobbiamo ricordarla, oggi non è stata ricordata, che l'intelligenza di Gino Rizzo è stata quella di contornarsi di persone che avevano grandi qualità. Io vorrei soltanto ricordare la storia di un'amicizia, di una collaborazione tra due espressioni delle due anime, no, delle due culture, scientifica e umanistica di questo ateneo, perché oggi noi non possiamo non ricordare insieme a Gino Rizzo anche un altro grande rettore quale Donato Valli. Lui davvero... Con lui c'è stato un passaggio di testimone, secondo me, veramente molto, molto efficace. Prego, Daniele. Buongiorno a tutti e un grazie sentito per la viva partecipazione a questo evento, per me speciale. Voglio ringraziare innanzitutto il rettore Fabio Pollice per l'iniziativa, i relatori, il gruppo di lavoro con il quale ho collaborato, il personale docente e tutti i colleghi di questa splendida comunità accademica di cui faccio parte e tutti i presenti. Si è già detto tanto su mio padre, a lui sono legati persino uomini e donne che non lo hanno mai conosciuto per tutto quello che di lui si racconta. A Scorrano è considerato un supereroe e qui a Lecce quasi un profeta. Ma è importante quello che ha fatto e soprattutto quello che è stato. Il suo lato umano, il suo modo pacato di manifestare il proprio pensiero sempre con enorme entusiasmo, con passione, ma con la razionalità della riflessione. Queste sono principalmente le sue doti. Per non parlare del suo sorriso e della sua umiltà, che io candiderei patrimonio immateriale dell'umanità.
e dell'innata capacità di fare squadra nelle decisioni strategiche, di lavorare in team per obiettivi e intenti comuni, cosa che purtroppo generalmente non sempre accade negli ambienti di lavoro dove ognuno coltiva i propri interessi e i propri individualismi. La sua visione di università, sintetizzata nella grande intuizione che lui aveva battezzato Lecce Città Universitaria e nella sua ultima invenzione, l'ISUFI, è la concreta dimostrazione di come lui abbia saputo anticipare i processi di trasformazione della società, puntando all'eccellenza delle nuove generazioni di studenti. Ha una fucina di cervelli in grado di portare avanti le sue progettualità, perché lui è stato il poliedrico regista e attore di un film che andava ancora scritto, girato, di quelli che uno vorrebbe vedere mille volte in attesa di un sequel, di nuovi sviluppi, di sapere come va a finire. Un film frutto di tanti sacrifici, successi, riconoscimenti, ma anche sconfitte, delusioni, perché dietro ogni singolo traguardo c'è tutto questo. E non nascondo che dopo il suo rettorato papà in silenzio abbia sofferto non solo per la malattia incalzante, ma anche per l'amara constatazione che molta gente ti celebra con applausi, strette di mano, solo finché sei sul podio, sotto i riflettori. E non tutti sono persone leali e sincere. Nella sua corsa contro il tempo è nata una profonda amicizia e stima con il professor Ernesto Sticchi Damiani, professore emerito di diritto amministrativo e coordinatore del settore diritti e politiche euromediterranee dell'ISUFI. Mente e anima, come lui, dell'istituto universitario, suo compagno d'avventura, in un viaggio in cui insieme hanno solcato in senso figurato i mari del sapere e della cultura, ma anche in senso letterale i mari di Castromarina nella loro comune visione e sinergia. Vi leggo il contributo molto significativo che il professore ha voluto dedicare in questa giornata a mio padre e suo collega Angelo Rizzo. Il mio ricordo di Gino Rizzo, da me mai chiamato Angelo, risale al tempo del mio trasferimento a Lecce dall'Università di Bari, dove avevo insegnato per 11 anni. Nel 1991, anno della mia venuta a Lecce, il rettore era Donato Valli, ma dall'anno successivo gli era succeduto Gino Rizzo, che è stato il mio rettore per ben 9 anni. Lavorare con lui è stata un'esperienza splendida. Dissi una volta che avevamo la caratteristica di capirci in 10 secondi e decidere in 30. Fu protagonista assoluto della fondazione della Facoltà di Giurisprudenza. Un ricordo particolare è quello della consegna dei primi diplomi master presso la Scuola Superiore ISUFI, che aveva contribuito a fondare, alla presenza di Massimo D'Alema, all'epoca Presidente del Consiglio dei Ministri. In un articolo comparso sulla stampa in occasione della sua scomparsa, scrissi che eravamo due testardaggini messe insieme. Nel mio studio professionale, nella mia stanza, ci sono due fotografie, una delle quali in un evento accademico, che servono per ricordarlo agli altri, ma non a me, che non potrò mai dimenticare né lui né la sua famiglia. Gino Rizzo era innanzitutto uno scienziato. A Bari le sue attività scientifiche predominanti furono, come è noto, la preparazione dei semiconduttori lamellari e la partecipazione alla costituzione del Centro Studi e Applicazioni in Tecnologie Avanzate, con specifico riferimento alla sezione di fisica applicata. Il gruppo di ricerca che aveva costituito a Bari riuscì, almeno in parte, a trasferirlo a Lecce. Gino fu, in definitiva, un uomo speciale sul piano personale, familiare ed accademico. Grazie a tutti. E adesso diamo la parola a questo ricordo di Ernesto Sticchi Damiani, ma anche della figlia di Daniela. E io do la parola a Laura Tali, non senza sottolineare, ecco, non c'è in questo momento, ecco, è tornato il direttore generale, perché un grande rettore ha sempre bisogno, a fianco a sé, di un grande direttore, qualcuno che sappia interpretare e spesso realizzare la visione che ha un rettore. In questo caso io credo che Lao sia stato un degno, più che degno, compagno di viaggio. E quello che io conosco ormai da alcuni anni Lao e mi leggo un rapporto di profondo affetto. Io devo dire che Lao è sicuramente stato un grande compagno di viaggio, ma tuttora per me è un punto di riferimento. Io spesso chiacchiero con Lao e chiacchieriamo di questa università e del suo futuro, e devo dire che in qualche modo quando parlo con Lao io mi rendo conto che quella visione che lui ha ancora oggi di università sia l'eredità ancora una volta di quello che è stato il mandato di Gino Rizzo. Prego Lao. Grazie rettore. Il mio è un intervento quasi telegrafico,
perché dopo la meravigliosa completa introduzione offertaci dal professore siciliano e gli altrettanto completi quattro interventi precedenti, mi resta poco da aggiungere. Allora dirò innanzitutto che per me Gino Rizzo non è stato scopritore e fruitore di talenti, ma è stato scopritore e fruitore dei talenti di ogni persona che entrasse in contatto con lui. Ed è emblematico a questo proposito il rapporto tra Gino Rizzo e Mario Signore, che fu prorettore per il novennio in cui Gino Rizzo fu rettore. Il suo grande merito fu nel 1992 la scelta appunto del professor Mario Signore come prorettore. Nell'elezione del rettore per il triennio 92-95, Mario Signore si era schierato apertamente in favore dell'altro candidato, professor Orazio Bianco, per la comune formazione umanistica e per una conoscenza da più decenni. Il nuovo rettore ebbe la gentilezza di comunicarmi la sua intenzione ed io, che dagli anni giovanili conoscevo e stimavo profondamente Mario Signore come uomo e come studioso, gli risposi congratulandomi ed aggiungendo che non avrebbe potuto fare una scelta migliore. Cominciò così un'intensa collaborazione tra due persone meravigliose, a tutto vantaggio dell'università. L'autorevolezza di Mario Signore, infatti, liberava il rettore dai compiti che avrebbero intralciato la realizzazione dei progetti più ambiziosi. A tale proposito, non posso non ricordare la pazienza del prorettore negli estenuanti incontri con i sindacati, incontri che, per l'autorevolezza e la sagacia del prorettore, si concludevano sempre con soddisfazione per le due parti contraenti. Ritornando al rettore Rizzo, chiedo al professor siciliano di consentirmi di fare anche miei i righi seguenti. A noi rimane soprattutto il ricordo e l'esempio di una vita spesa generosamente al servizio dell'università e di tutto il territorio salentino, affrontata con spirito di umiltà e tenacia, sempre all'insegna di quella sorridente semplicità ed umanità che gli hanno aperto tutte le porte in vita e che accompagneranno sempre il suo ricordo. Io vi ringrazio e poiché siamo un po' in ritardo, direi di aprire subito la seconda parte con dal titolo Eredità e prospettive e invitare qui, ringraziare innanzitutto tutti i relatori e invitare qui subito Giuseppe Gigli, Alessandro Sannino, Marta Madaiele e Alessandro Listante. Solo due brevi parole, perché in questo momento ho la fortuna di avere a fianco a me, a questo tavolo, delle persone che nel corso del mio mandato mi hanno costantemente, diciamo, stimolato. Non è vero. Io penso che davvero in questo momento sono gli elementi propulsivi. Se vi dico le volte che ci vediamo con Giuseppe Gigli, in particolare con Alessandro Sannino, per pianificare, progettare nuove iniziative, nuove realizzazioni a vantaggio della crescita di questa università, davvero queste iniziative, questi incontri sono infiniti, però sono incontri che stanno costruendo davvero una prospettiva nuova per questo tema, per cui li ringrazio. E le telefonate col professore Distante sono frequenti. ISBEM, un'altra intuizione, no, di Gino Rizzo, che tu stai mirabilmente conducendo anche con notevoli difficoltà dovute a fattori di contesto più che alla tua qualificante e lungimirante direzione.
Di Marta cosa posso dire? Noi ci conosciamo poco, ma ho imparato a conoscerti attraverso le persone che ti hanno voluto oggi, giustamente qui a questo tavolo. Ecco, do a voi la parola perché Eredità e Prospettive, oggi in realtà Eredità le conosciamo bene. Quali le prospettive di questa visione di Gino Rizzo? A questo punto do la parola subito a Giuseppe Gigli, presidente del CNR Renano. Presidente, insomma, è tanto. Direttore. Direttore, diciamo, ma ormai io l'ho promosso. da oggi presidente. Buongiorno a tutti. Allora, io proverò oggi a parlare di quelle che sono un po' di future prospettive, però prima di prendermi questi 10-15 minuti, non so, volevo parlare di un episodio che ha iniziato, ha segnato un po' il mio percorso qui. Come aveva detto Roberto, io avevo vinto un dottorato a Roma e poi un dottorato a Lecce e a un certo punto decido, per aver conosciuto Roberto, di venire qui a Lecce. Avevo un problema, il primo è comunicarlo alla famiglia, ma lì me la sono cavata dicendo che a Roma non avevo vinto e ero costretto ad andare a Lecce, era l'unica possibilità. L'altra cosa che dovevo comunicarlo comunque al professore con cui mi ero laureato a Roma, il professore Andrea Frova, decano della scienza della materia, con cui dovevo fare il dottorato a Roma. Vado da lui e gli dico: Andrea, guarda, io voglio andare a Lecce, ho trovato un ambiente dinamico, lì penso che mi divertirò tanto. Scusami, ma sto scegliendo di andare in quella direzione là. E lui mi dice: vai a Lecce, io ti faccio il mio migliore in bocca al lupo, Giuseppe. Quando vai lì, salutami il rettore Gino Rizzo. Vedi, ti voglio raccontare un episodio di questo rettore. Qualche anno fa era un giovane professore che si presenta da me, decano della fisica e della materia, è uno dei responsabili di tutto il settore a livello italiano, presentandomi un piano di sviluppo, una programmazione dell'Università di Lecce, che ci lasciò insomma, abbastanza, devo dire, perplessi. La riunione finì con lui che se ne andò e noi che commentammo questo giovane professore arrivato a parlare insomma, con i decani della fisica e della materia come un folle visionario, più folle che visionario. Dopodiché io qualche anno dopo sono stato a Lecce. Beh, vedi Giuseppe, io lì ho trovato una realtà che mi ha fatto riflettere. Quel Gino Rizzo non era un folle visionario, era un visionario concreto. Perché di visionari è difficile trovarne, ma di visionari che riescono a realizzare le cose che hanno sognato è difficilissimo. Allora io questo episodio me lo sono portato avanti nel tempo perché in qualche modo stranamente mi è rimasto nella memoria, perché io ho una brutta memoria, ma questo primo episodio me lo sono portato avanti in tutto quello che è stato il percorso. Allora, io ho qualche slide, non so se si possono mandare, purtroppo non potendole governare io sarà drammatico. Allora, la prossima slide, che è il punto di partenza. Il punto di partenza per me è stato il 97-98, quando insomma scendo giù a Lecce con la mia Renault 4 e inizio a lavorare con il gruppo di Roberto. E Roberto è quel ragazzo lì, una foto unica questa, perché Roberto ha la cravatta, per giunta storta come quella di Mattarella. C'è Donato Cannoletta, Massimo Di Vittorio, c'è Rossi Rinaldi, Angelo, Melcarne, Mauro Lomascolo, Paolo Visconti, Milena, Roberto e in fondo ci sono anche io. Non siamo tutti, manca io, Elena Tarantini. Questa è una foto delle tante foto che potrebbero essere messe di gruppi che Gino Rizzo ha gemmato. Come giustamente ha detto Roberto, permettetemi quindi di affiancare in questa slide, ma in tutte le slide successive, quella che è l'immagine di Gino Rizzo, perché lui è stato sempre dietro alla gran parte delle cose che sono state poi realizzate qui a Lecce, con la sua visione, ma soprattutto io penso con la capacità di combinare la visione con la concretezza del fare, che non è banale. Allora, nella prossima slide volevo mettere qui in evidenza quelle che sono un po' alcuni dei risultati. Questo
poi si collega a quanto detto da Fabio, si è realizzato un ecosistema, questo è uno spaccato dell'ecosistema del campus, c'è il CNR, Nanotech, IMM, qualcosa che ha generato Gino Rizzo con il suo input iniziale, c'è l'Istituto delle Nuove Tecnologie con Massimo De Vittorio, c'è ovviamente l'Università del Salento, c'è il distretto tecnologico, c'è un ecosistema che ora lavora in squadra per cercare di fare di più. Allora, questo è quello che in parte ha sognato Gino Rizzo, perché non ha sognato soltanto questo, questa è la parte high tech, ma come è stato detto, lui è stato capace di andare oltre quello che era anche il suo singolo campo di interesse e lavorare a 360 gradi. Adesso, io nelle prossime slide, cercherò di andare un po' più veloce, mi concentrerò su quella che è la parte di mio maggiore interesse, che è la parte tecnologica, in particolare su quello che è il mondo del CNR, perché poi Alessandro rappresenterà, insomma, quelle che sono tutte le prospettive e le realtà dell'università. Due entità insieme all'IT che giocano in squadra in questo momento per costruire sul territorio. Allora, la prossima slide. Allora, questo per dire che non ci sono soltanto contenitori, ma ci sono anche dei contenuti. Io ricordo quando, con il grande supporto e aiuto e propulsione del professor Gino Nicolais, si è fatto partire il suo di nanotecnologia. Mi ricordo, insomma, che il presidente Gino Nicolais mi dice: faremo tutto, Giuseppe, però lasciami fare a me, i tempi devono essere concordati nella maniera giusta, ti devi saper muovere in questo mondo. E i tempi sono stati cadenzati. E mi ricordo anche quando all'inaugurazione, il giorno dopo l'inaugurazione, sui giornali fu scritto a caratteri cubitali: inaugurato una scatola vuota. Lo ricordi, insomma, questa cosa? Beh, allora, noi in 5 anni quella scatola vuota l'abbiamo riempita come nessun altro poteva immaginare, con contenuti, soprattutto con persone, con un capitale umano di elevatissima qualità. Prossima slide. Allora, questo è uno schermo nero che al click dovrebbe partire, insomma, fa partire un video, che è la realtà di Nanotech, che mette insieme sia quella che è la grande bellezza del nostro territorio di Lecce, con il campus universitario, e con quello che, sulla scia di quanto fondato da Gino Rizzo, siamo riusciti a realizzare. Nanotech's main location is nicely nestled in the vibrant university campus in Lecce, a young and dynamic environment, strongly devoted to basic and applied sciences. Nanotech Lecce is a multidisciplinary research center featuring more than 12,000 square meters of labs and clean rooms, and hosting over 200 researchers with interdisciplinary backgrounds spanning from physics to medicine, passing through chemistry, biology, and engineering. Our mission is the development and prototyping of innovative materials and devices using top-down and bottom-up approaches, with particular attention towards creation of startups and spin-offs, joint labs with international companies, and collaborations with venture capital funds. Nanotech research labs are organized in 6 open-access facilities, fully equipped for R&D in defined key enabling technologies. Allora,
era questo per mostrare che siamo riusciti a mettere dei contenuti dentro anche quel famoso contenitore che è stato inaugurato. Allora, adesso cercherò di parlarvi veramente in maniera velocissima di quelle che sono un po' di prospettive e azioni che sono in corso per potenziare questo territorio. Allora, vabbè, noi ci occupiamo di nanotecnologia. La nanotecnologia è una tecnologia abilitante per fare tante cose, anche una tecnologia pervasiva. Qualcuno dice troppo pervasiva perché forse mettiamo le mani un po' da troppe parti e qualche volta creiamo anche qualche anticorpo, però è anche una grande potenzialità. Applicazioni dall'agricoltura fino all'ambiente, passando per la medicina, su cui oggi io vorrei spendere delle parole perché è qui che stiamo concentrando i nostri sforzi. La prossima slide. Allora, ancora un altro click e un altro ancora e ancora un altro, così andiamo più veloci. Allora, il punto di partenza che ci sta muovendo è il fatto che ci sono delle challenges ormai indiscutibili di ampio impatto. Una di queste è proprio quella del cancro. Sono challenge europee e le sfide sono ormai approcciate con delle tecnologie sempre più innovative che ci possono portare a delle vittorie, anche forse in tempi brevi. Allora, qual è la considerazione? La considerazione è che noi usiamo farmaci sintetici, ma alla fine potremmo anche basarci esclusivamente su quello che è il nostro sistema immunitario, che è un killer pazzesco. Nulla sfugge al nostro sistema immunitario. Se viene riconosciuto, viene eliminato. Il problema è che non sempre viene riconosciuto perché gli agenti patogeni sanno rendersi trasparenti. Prossima slide. Qui la soluzione a questo, una delle soluzioni, è quello di lavorare su approcci di immunoterapia, cioè risvegliare il sistema immunitario, quelli sono i suoi agenti, per esempio i linfociti T, riprogrammarli con tecnologie genetiche e a quel punto metterli nelle condizioni di andare a riconoscere quelli che sono, insomma, gli agenti patogeni. Una volta riconosciuto, l'agente patogeno non ha scampo nei confronti del sistema immunitario e questa è un po' la chiave. Per far questo ci vogliono delle tecnologie pazzesche, vanno dalla nanotecnologia al gene editing, adesso non vi voglio tediare, ci vogliono degli sforzi logistici e delle competenze che devono stare nello stesso posto per creare massa critica e per avere impatto. E questo è quello che stiamo facendo qui a Lecce, in un gioco di squadra sinergico tra l'Università del Salento, tra il CNR, tutto quello che è il tessuto pugliese, con un grande supporto della Regione Puglia, ma anche del Ministero. Prossima slide. E questo è il futuro campus che stiamo programmando di realizzare all'interno del campus Ecotecna. Una realtà che avveniristica, che permetterà di avere non soltanto ricerca e sviluppo nel campo dell'immunoterapia, ma anche quella che è la parte di produzione dei costrutti igienici, quindi proprio realizzare in concreto quelli che sono i farmaci. Prossima slide. Ecco, qui per dare un'idea, insomma, di quella che è un po' la struttura che si ha in mente, una struttura che è rivolta sia a ovviamente alla ricerca e sviluppo, ma anche alla formazione di nuove competenze, perché questa è una disciplina nuova che non vede dei percorsi formativi consolidati, quindi qua si punta sostanzialmente a mettere insieme le competenze, il know-how, con anche le capacità formative che ha ovviamente l'università, ma anche un'attenzione particolare all'industria, perché poi quello che ovviamente uno ambisce a fare è avere ricadute sul territorio. Un approccio di collaborazione con l'azienda, per esempio mediante i modelli dei joint labs, quindi sostanzialmente dall'azione pubblica per la ricerca di base fino a quella che è la traslazione sulla parte prodotto e quindi al mercato. Avanti con, direi, sostanzialmente l'ultima slide, quindi pensare a implementare diverse strutture per la pre-incubazione all'incubazione, e qui quali migliori maestri, insomma, che il professor Sannino e il professor Nicolais, che su questo sostanzialmente hanno da insegnarci. Allora, io qui chiudo per dire che siamo sul percorso iniziato da Gino Rizzo. Ci crediamo, amiamo questa terra. Io non sono di questa terra, ma da 25 anni ormai, purtroppo non sono riuscito a portarmi la famiglia per diversi motivi, ma da 25 anni lunedì mi alzo, prendo l'aereo
e vengo qui, sempre con una grande gioia. Qualcuno potrà pensare male, il fatto che no, la mattina mi alzo e ho la gioia di venire qui a lavorare, ma in realtà perché c'è una grande passione, insomma, per questo posto, per questa terra e per questa grande visione che è iniziata con Gino Rizzo. Grazie. A questo punto ci diamo il cambio da soli perché il rettore si è dovuto allontanare un attimo, quindi facciamo da presentatore speaker. Anche questo ci ha insegnato Gino Rizzo a non perdersi d'animo. Io intanto vi ringrazio moltissimo. Era l'agosto del 1990, fine luglio del 1999, quando il mio maestro Gino Nicolais, che è qui davanti, mi disse che c'era questa opportunità di venire qui a Lecce. Lo confesso, io a Lecce c'ero stato una sola volta all'epoca. Alfonso mi diede le direzioni, Alfonso era qui e mi accolse come un padre. E se mandiamo la prima slide. Quando arrivai erano i tempi degli Sufi, nasceva gli Sufi. Incontrai subito, devo dire, un ambiente fantastico. Erano veramente persone con le quali siamo rimasti tanto in contatto. Tra l'altro l'esperienza degli Sufi l'ha fatta anche Marta, che parlerà dopo di me. C'era il professor Vasanelli, che volevo ricordare oggi, perché anche lui mi è stato accanto nel percorso, devo dire, fino all'ultimo momento, e ne vivo il ricordo. Però ero titubante. Poi il rettore Rizzo, il giorno della mia presa di servizio, mi chiamò. Lo ricordava Gino questo pensiero, però io ricordo perfettamente le parole. Mi chiamò e disse, mi voleva conoscere, io ero un giovane ricercatore, giovanissimo, insomma, mi chiama il rettore, non ero abituato a queste cose. E mi disse, guarda, io ti volevo conoscere e ti volevo anche dire una cosa, tu vieni qua per restarci, ti sposerai con una ragazza del posto e fai famiglia qui. E io, tra me mi fu un po' travolto da questa, e poi però continuò, e noi saremo la tua famiglia e di qualunque cosa tu abbia bisogno, vieni a parlare direttamente con me. Quell'incontro cambiò le mie prospettive. Non voglio parlare della visione di quello che, diciamo, chi ha parlato prima di me e chi non c'è più, ha chiarito molto meglio di me, quindi vi do giusto un flash su quello che io vedo proiettato in quella visione oggi, che esiste già su questo territorio. Possiamo andare con un'altra slide? Vedete, questa è una piantina dall'alto di Lecce, dove c'è il campus dove siamo adesso, a sinistra, al centro del Vito Fazzi, il polo urbano. La prossima slide. Ecco come quella visione che era già in nuce negli Sufi, quando si fece il distretto, quando nacque l'ingegneria, come tutti hanno raccontato, in realtà sta prendendo forma, ma semplicemente seguendo quella spinta iniziale. Partiamo dal polo universitario di sinistra, la prossima slide. Giuseppe lo ricordava, si è fatto un grande investimento nel percorso MedTech. Finalmente all'Università del Salento è nata la facoltà di medicina con l'ingegneria biomedica, un'idea che discutemmo con Gino, ma è un'idea che riassume un po' quel concetto che tutti voi prima avete ricordato, no? Quella condivisione di saperi, la multidisciplinarietà, l'impossibilità di fare le cose da soli, ricordava Aldo. Ebbene, ci hanno insegnato che il chirurgo tra 10 anni probabilmente non entrerà più in sala operatoria perché ci entrerà una macchina. Il bravo clinico non dovrà interrogare soltanto la propria memoria, ma banche dati importanti. E quindi ha senso unire i saperi. Lecce ha il primo MedTech
d'Italia e d'Europa pubblico. Il primo privato è stato fatto all'Humanitas soltanto 2 anni fa. Andiamo avanti, questo è il percorso formativo che integra le competenze dell'ingegneria biomedica, l'ingegneria informatica, la parte biomedica dell'informatica, l'ingegneria tissutale, la rigenerazione dei tessuti con il percorso clinico tipico di una laurea in medicina e chirurgia. Andiamo avanti. È partito 2 anni fa il corso, abbiamo 60 studenti. Il ministro Manfredi ci promise che l'avremmo portati ad altri 60. Speriamo che si possa aumentare questo numero, perché la risposta è stata grandissima. Il threshold di iscrizione qui a Lecce è tra i più alti d'Italia. Cioè i più bravi vogliono venire qua, e quelli che vedete sono alcuni degli studenti più bravi dei concorsi di medicina degli ultimi 2 anni. Andiamo avanti. Ma si doveva anche fare la clinicizzazione, anzi si deve adesso fare la clinicizzazione, ci stiamo avviando verso un percorso di clinicizzazione, e quindi il Fazzi al centro, così come nella visione iniziale che vi dicevo sembra un po' abbracciare quell'idea iniziale del rettore che raccontavate prima, ecco che si sta concretizzando, perché l'ospedale Vito Fazzi, andiamo avanti, sta per essere clinicizzato in molte cliniche. Abbiamo fatto anche degli accordi con istituti stranieri, quella era una fotografia delle Galapagos, a San Cristobal l'Università del Salento ha aperto una sede, come hanno fatto molte università americane, perché lì c'è un'unicità, ci si ammala di tumore del 35% in media in meno rispetto al resto del mondo, e quindi tutti vogliono studiare questa singolarità. Andiamo avanti. Questa è una proiezione che ha fatto uno studio di architettura molto esperto nella progettazione di ospedali e cliniche di quello che potrebbe essere un domani tutto il polo, dal centro di Lecce, dietro Porta San Biagio, ad arrivare qui. Quell'idea di apertura alla città che il rettore Rizzo, hanno tutti ricordato, aveva, chissà che non si possa davvero concretizzare in qualcosa del genere, ma le strutture sono soltanto una parte, diciamo, del percorso. Se andiamo avanti, io volevo anche parlare dell'ultimo aspetto, che è la proiezione futura, quello che però già stiamo costruendo in termini di trasformazione della ricerca in attività di impresa. L'impresa cara al rettore Rizzo. E allora, sempre qui a Lecce, io volevo raccontare in 3 minuti quello che gli studenti dell'Università del Salento stanno facendo in termini di percorsi traslazionali per cambiare il territorio. Eggplant è una startup che è fatta da alcuni nostri studenti, ha avuto il Seal of Excellence della Comunità Europea. Andiamo avanti. Ha una tecnologia brevettata incredibile che parte da una digestione batterica di scarti dell'industria alimentare. Il prodotto di questo metabolismo è un PH, cioè una classe di polimeri che sono i polidrossialcanoati, di cui il prodotto principe è il PHB. Oggi se ne parla tanto, andiamo avanti, perché ha le caratteristiche di stabilità termiche e meccaniche uguali alle plastiche, a molte plastiche fossili, però è biodegradabile. Per ottenerlo, insomma, bisogna spendere parecchio. C'è una company italiana che è arrivata a quotarsi fino a un valore di 1 billion in borsa e poi è crollata, perché in realtà la source, vabbè, insomma, aveva un po' di difficoltà. Qui la source, cioè la materia prima per produrre il PHA, ha il segno meno davanti, perché è un rifiuto, quindi per conferirlo si paga. Non si chiedono soldi. E loro hanno fatto adesso con l'indotto di Casarano, che è un indotto della scarpa importante, stanno facendo un progetto per fare suole completamente biodegradabili, perché questa plastica, se la buttate a mare, diventa cibo per pesci. Stanno chiudendo accordi con grandi imprese chimiche italiane, e io ovviamente ci tenevo a dirlo che è stato fatto qui su quella traccia. Andiamo avanti. Sempre in tema di fermentazione, un'altra tecnologia brevettata da studenti nostri, e questa in collaborazione anche con l'Università di Bari, è una tecnologia di fermentazione di leguminace che consente di ottenere uno yogurt, una bevanda yogurt-like senza latte, non senza lattosio, zero latte, zero grassi. Andiamo avanti. È un'ottima base, andiamo avanti.
è un'ottima base per gelati. Loro hanno aperto una gelateria a Polignano a Mare, che è un paese noto per i gelati. Andiamo avanti, ancora avanti. E la cosa che mi piace sottolineare, al di là dell'importanza di questa tecnologia per gli sviluppi nel settore dei food additive, hanno chiuso un importante accordo con una multinazionale olandese per fare food additive nel bakery, nei lievitati, ma il bello è quello che arriva su come messaggi da parte delle mamme che dicono: io adesso posso finalmente portare mia figlia in gelateria e non deve guardare soltanto una parte del bancone, perché può scegliere ovunque, visto che è un prodotto per celiaci, per vegani, per chiunque. Frutto della ricerca e di questo territorio. Andiamo avanti ancora, ancora avanti. Vado veloce perché non voglio annoiare, ancora avanti. Questa è una spin-off dell'Università del Salento, che ha una storia lunga. Alfonso, forse... Con il magnifico rettore della Forgia incubarono questa startup che si chiama Type One. Se clicchiamo sul sito, mi piaceva farla vedere perché fa collagene e medical device a base di collagene. Adesso ha creato uno stabilimento produttivo, ha già chiuso una serie di contratti per fare medical device ed è a Calimera, vicino Scorrano, e ci lavorano ragazzi di Muro Leccese, ricercatori di questa università. Loro sono i fondatori di questa startup. Andiamo avanti. Che però ha sviluppato prodotti di bioingegneria per la rigenerazione dei tessuti. Questo è un esempio di un progetto per la rigenerazione del nervo periferico fatto con l'MIT, l'Harvard Medical School, l'ospedale San Raffaele di Milano, dove è stato approvato un protocollo di studio clinico sull'uomo. Ma andiamo avanti, veramente... Questa è un'immagine del nervo con uno scaffold dentro e poi rigenerato. E concludo, vado alla conclusione. Ancora un'altra startup. Questa è una ricerca che iniziò quando io ero allievo di dottorato del professor Nicolais e l'abbiamo fondata insieme su un brevetto che fu sviluppato a Napoli, poi l'impresa fu incubata proprio qui a Lecce. E ha avuto un percorso insomma abbastanza lungo. Questa è cresciuta un po', fa prodotti per terapie del tratto gastrointestinale, anche questa è a Calimera, non lontano dal da dove stiamo parlando, e devo dire che quando nel 2001 bisognava iniziare a investire un po' di soldini e non c'erano ancora i soldi degli investitori pubblici per fare attività di ricerca. All'epoca, Gino, ricorderai questa tecnologia era applicata in agricoltura. Io andai a portare al rettore Rizzo un progetto che si chiamava Colgel, che era un progetto per fare un'applicazione in agricoltura di questi gel superassorbenti, assorbono un sacco di acqua. E gli dissi, ma insomma, era la 297 all'epoca, insomma, un progetto di 2 milioni e 100, io ero veramente ragazzino, dissi, ma che faccio? Lui firmò, disse, vai, non ti preoccupare, vedrai che andrà bene. Avemmo quel progetto e molto altro, e io, il rettore La Forgia, che adesso non c'è, ci mise a disposizione questo, un primo spazio, quello di sinistra, che è un macello ristrutturato a Calimera, poi adesso c'è uno stabilimento produttivo, però andiamo avanti. Queste sono due immagini a cui tengo parecchio, perché quello di sinistra è il miscelatore che c'è adesso, lo vedete quanto è grande in confronto alle persone, e quello è il becherino che io avevo in laboratorio dove facevamo le prime sintesi, e questo è l'impianto, diciamo, di essiccazione e reticolazione, sotto c'è il fornetto che usavamo. Questo per dare un po' il senso di quella continuità tra ricerca e impresa che Aldo ha ricordato e che era tanto cara al rettore Rizzo, e avendo avuto lui e il professor Nicolais da una parte e dall'altra, insomma, non potevo che innamorarmi di questo tipo di percorsi. Andiamo avanti. E quindi io credo, Gino, sia una bella cosa poter dedicare al rettore Rizzo questa immagine.
che è la facciata dell'ingresso principale di Wall Street il giorno prima della quotazione. Mi sarebbe piaciuto chiamarlo. Sono sicuro che l'abbia vista, però ancora più bella di questa è la successiva. Vabbè, questo è il floor di Wall Street che si colora di azzurro, una startup salentina. Andiamo avanti. È questa. Prima, Aldo, tu ricordavi, no, l'importanza di fare le cose e farle qui. Lui cosa diceva sempre? Le cose le dobbiamo fare, ma le dobbiamo fare qua. Quando abbiamo dovuto avviare lo stabilimento produttivo di questa startup, i fondi che avevamo volevano portarla in Canada, noi facemmo quadrato. E adesso la produzione a Calimera, questo è il primo camion che parte da Calimera, un'area che è stata soppressa dal basso costo della manodopera in Cina, era un'area in cui il tessile calzaturiero era fiorente, poi è crollata. E vedere un camion che parte per la Cina per la produzione a Calimera fa un certo effetto e sono sicuro che a lui piacerebbe. Questo è soltanto, e chiudo, questi sono, ricordava il professor Astarita, il vero prodotto della ricerca non è il risultato della ricerca, non è il risultato scientifico. Non sono neanche, devo dire, gli impianti oppure le strutture. Il vero prodotto della ricerca è il ricercatore. E allora se tutto questo che vi abbiamo raccontato oggi, che ha raccontato Giuseppe, di cui avete parlato molto meglio prima voi, se tutto questo è stato fatto, il vero valore che viene creato sono i giovani che lavorano e fanno queste cose su questo territorio grazie a quella visione che lui ci ha insegnato. Grazie. Mi scuso se mi sono dovuto allontanare perché c'è oggi, ecco, ci si domandava gli studenti dove sono. Abbiamo questo evento purtroppo in contemporanea perché è un evento nazionale, un STEM Day, e sono andato a fare un saluto dall'altra parte agli studenti anche delle scuole superiori che sono presenti a questo evento. La concomitanza chiaramente non ha favorito la presenza oggi di questi studenti o in rappresentanza degli studenti. Quello che posso sottolineare dalle parole di chi mi ha preceduto, ecco, non ho ascoltato l'intervento di Giuseppe, ma io conosco veramente molto bene il lavoro che sta facendo Giuseppe, lo apprezzo moltissimo, e prima è stato ricordato come il rapporto con Gino Rizzo. Io credo, ripeto, che l'entusiasmo, la passione che loro hanno messo in questi anni nel portare avanti un progetto nell'interesse dell'Ateneo e del territorio, spesso, no, conciliando le esigenze di due istituzioni diverse di grandissimo prestigio, l'Università del Salento e il CNR, beh, io credo che sia significativo. Noi dobbiamo continuare in quella direzione. E oggi lo stiamo facendo con impegno, portando avanti, lo raccontavo adesso appunto agli studenti che erano dall'altra parte, ecco, anche il centro di terapia genica che stiamo portando avanti in collaborazione col CNR, Nanotech, credo che vada proprio in questa direzione. Noi stiamo portando avanti quel progetto di Gino Rizzo. L'emozione prima di Alessandro è proprio questa, e cioè che l'università non deve limitarsi a formare le competenze, ma a costruire le condizioni territoriali affinché quelle competenze possano essere messe in valore dal territorio. Ed è esattamente quello che ha fatto Alessandro, interpretando questo duplice ruolo, da una parte di grande ricercatore di università, dall'altra parte di imprenditore dell'interesse di questa terra. Credo che sia davvero un grandissimo risultato quello che ha ottenuto, e noi dobbiamo impegnarci per rafforzare queste iniziative e portarle avanti nel nostro territorio. A questo punto do la parola a Marta Madeghele e alla sua testimonianza. Grazie. Buongiorno a tutti. Innanzitutto vorrei ringraziare gli organizzatori per avermi dato l'opportunità di essere qui oggi. Il mio intervento vuole essere appunto una testimonianza personale dell'eredità lasciataci dal Rettore Rizzo, ed in particolare di come la sua visione strategica e lungimirante abbia influenzato non solo la crescita del nostro Ateneo e del nostro territorio, ma anche la vita di molte persone, in particolare studenti e ricercatori. Io faccio parte proprio di entrambe queste categorie, nel senso che sono un'ex studentessa in Ingegneria dei Materiali dell'Università del Salento ed attualmente sono anche ricercatrice e docente presso questa università.
Io non ho mai incontrato direttamente il rettore Rizzo, però le sue scelte hanno fortemente influenzato la mia vita e io vorrei spiegarvi brevemente in che modo. Nel 2000 io mi ero da poco iscritta al quarto anno di ingegneria dei materiali, quindi ero pronta ad affrontare l'ultimo biennio del mio percorso di studi, quando sentii parlare per la prima volta dei corsi di formazione prelaurea ISUFI. L'ISUFI, Istituto Superiore Universitario di Formazione Interdisciplinare, era una scuola superiore fortemente voluta dal rettore Rizzo, di recente costituzione a quel tempo e quindi ancora, diciamo, semi sconosciuta. Ancora più sconosciuti erano i corsi di formazione prelaurea, che infatti sarebbero stati attivati per la prima volta proprio quell'anno. Io decisi di partecipare al bando di selezione, un po' perché attratta da quest'ulteriore opportunità formativa, un po' perché attratta anche dalla borsa di studio che avrebbe accompagnato questo percorso. Quindi partecipai al bando e fui selezionata. Quindi sono stata tra i primi studenti prelaurea della scuola superiore ISUFI. Non vorrei sembrare banale, ma l'esperienza ISUFI ha rappresentato il biennio più bello dell'intero mio percorso universitario. Innanzitutto l'ISUFI mi ha dato l'opportunità di conoscere e di interagire con tantissimi studenti, non solo prelaurea come me, ma anche studenti post laurea, studenti che frequentavano i master ISUFI. Molti di questi studenti avevano dei background di formazione anche molto diverso dal mio. Altri studenti avevano anche delle culture diverse dalla mia, infatti provenivano da diversi paesi dell'area del Mediterraneo, ricordo Libia, Marocco, Albania, Montenegro. La cosa più importante per me è stata poter interagire con tutte queste persone nella mia quotidianità in una dimensione da college. Il college ISUFI nasceva proprio in quel periodo. Quindi questa esperienza per me è stata fondamentale e mi ha arricchito profondamente dal punto di vista umano e culturale, quindi mi ha consentito di allargare i miei orizzonti. Poi venendo, diciamo, al lato formativo e professionale, ritengo di essere stata doppiamente fortunata, questo perché il percorso di formazione prelaurea prevedeva, oltre alla frequenza di alcuni corsi, anche lo svolgimento di un'attività di ricerca in laboratorio sotto la guida di un tutor. E il mio tutor all'epoca era proprio il professor Alessandro Sannino. Quindi è stato grazie all'esperienza ISUFI e grazie al professor Sannino che io ho potuto muovere i miei primi passi in un laboratorio di ricerca e comprendere che forse il mondo della ricerca poteva rappresentare il mio futuro professionale. Quindi l'ISUFI, oltre ad arricchirmi umanamente e culturalmente, mi ha anche dato l'opportunità di cominciare a vedere il mio futuro. Quindi se oggi sono qui a parlarvi anche in veste di ricercatrice, sappiate che l'origine di tutto ciò è proprio stata l'ISUFI. Dal punto di vista, diciamo, della ricerca, di tutto quello dell'eredità lasciataci dal rettore Rizzo nel mondo della ricerca, io credo che molto sia già stato detto e spiegato brillantemente dai professori Gigli e Sannino. Anche in questo caso io potrei parlarvi della mia esperienza personale, quindi raccontarvi di quello che è successo nel mio ambito di ricerca, che ha avuto origine proprio dall'esperienza ISUFI. All'epoca lavoravamo col professor Sannino allo sviluppo di nuovi biomateriali per una determinata applicazione in ambito chirurgico. E poi col passare del tempo, mentre io avevo già iniziato il dottorato, cominciammo a chiederci se quegli stessi biomateriali potessero essere utilizzati anche per applicazioni di ingegneria tissutale e medicina rigenerativa. Queste discipline erano ancora, diciamo, abbastanza inesplorate. Noi all'epoca decidemmo di addentrarci comunque. D'altra parte, provenendo dall'esperienza ISUFI, quindi di formazione interdisciplinare, non potevamo che lanciarci in un mondo di ricerca altamente interdisciplinare come quello dell'ingegneria tissutale. Per fare questo chiaramente abbiamo dovuto collaborare con tantissimi colleghi, non solo dell'Università del Salento ma anche di altre università, del CNR. Quindi sono state instaurate diverse collaborazioni con biologi, medici, fisici, chimici, nanotecnologi, e pian piano da queste sinergie sono nate diverse linee di ricerca che hanno portato poi alla formazione di una massa critica di competenze nel settore dell'ingegneria tissutale e della medicina rigenerativa proprio sul nostro territorio. Questo chiaramente ha contribuito
Come potete ben immaginare, alla crescita del nostro Ateneo, inizialmente l'Università del Salento è diventata uno dei nodi della rete nazionale di ingegneria tissutale, poi abbiamo cominciato ad ottenere dei finanziamenti pubblici e privati per lo svolgimento di progetti di ricerca inerenti queste tematiche. E quindi diciamo anche in collaborazione con imprese interessate a sviluppare dispositivi medici avanzati. Sono anche arrivati diciamo nuove risorse umane, quindi nuovi ricercatori che hanno voluto collaborare con noi, ma anche nuovi studenti, soprattutto post laurea, interessati diciamo a collaborare su e a specializzarsi nell'ambito dell'ingegneria tissutale e della medicina rigenerativa. Diciamo, ne ha già parlato abbondantemente il professor Sannino, sono poi nate anche diciamo, da tutte queste attività di ricerca anche delle aziende, delle società spin-off da ricerca che diciamo, svolgono le loro attività proprio sul nostro territorio. Chiaramente tutte le competenze che abbiamo acquisito nel corso degli ultimi 20 anni hanno contribuito anche a far ampliare l'offerta formativa dell'Università del Salento, per esempio attraverso il recente corso di laurea in ingegneria biomedica, ma anche il corso di laurea in medicina e chirurgia MedTech, citato prima dal professor Sannino. Quindi io spero che diciamo, questa mia breve testimonianza possa aiutare a far comprendere quella che è stata la reale portata dell'eredità del rettore Rizzo e come diciamo, il percorso da lui immaginato e tracciato ci abbia guidato nel corso degli anni e ci abbia portato ad essere fin qui e sicuramente continuerà ad essere di ispirazione per tutti noi anche in futuro. Grazie. Grazie. Grazie molto. E a questo punto darei la parola a Alessandro Di Stante. Come è stato ricordato prima, l'ISBEM è in qualche modo è un prodotto della collaborazione tua con Gino Rizzo. Prego. Spero di riuscire a vedere da qui. E in poche parole, in pochi minuti, proverò a dire quello che è stato un percorso che ha le sue basi nell'88 e che si è svolto sostanzialmente nei 20 anni in cui ho potuto frequentare Gino Rizzo. Aveva una visione per il pianeta salute, Gino, e al di là della gratitudine, così che esprimo in modo chiaro e che sarà finché campo, ricorderete non solo alcuni punti di questa visione, ma anche alcune foto che la ricordano. Temo di non riuscire a leggere da qui, ma ho bisogno di spostarmi. Quando Gino Rizzo ebbe a conoscere l'impianto innovativo che era stato fatto a Pisa attorno a un istituto del CNR che però era sorto sul terreno dell'ospedale, con i muri costruiti dall'università e col personale recuperato dal CNR, dalle industrie, dall'ospedale, casacche diverse. E quando conobbe questo istituto rimase scioccato, perché ogni volta che veniva a incontrare il professor Luigi Donato, e ci siamo conosciuti lì, diceva: non capisco chi è medico, chi è ingegnere, chi è fisico, chi è infermiere, chi è matematico, chi è epidemiologo. E lui capì subito che il rapporto era complesso a quel punto, perché c'erano i muri fra gli ospedalieri e gli universitari, muri che grazie a Dio, ad esempio a Lecce, e grazie anche alle caratteristiche degli attuali amministratori, stanno crollando. E pur capendo che la qualità dell'assistenza veniva sempre fuori dalla ricerca e dalla formazione, lui vedeva questi muri e anche vedeva il fatto che ci sono interessi conflittuali, se volete, fra gli amministratori che vogliono risparmiare, i medici che vogliono fare bene il loro lavoro e i pazienti che in ogni caso, costo o non costo, vogliono ottenere
la cura per poter così continuare a vivere. Quindi la prossima, per piacere. Gino Rizzo capì queste cose immediatamente, le aveva intuite già a Pavia, secondo me, però come le codificò in qualche modo, come le sintetizzò a Pisa, credo non ci fosse dubbio. Capiva anche che c'erano difficoltà, tipo le scarse risorse, il ritardo nell'assegnazione dei fondi, il basso numero dei giovani stabilizzati, nonostante c'era buona competitività a livello internazionale, comunque il pianeta salute a quel tempo stagnava. Erano i tempi in cui, il professor Nicolai se lo ricorda bene, il CNR, il Ministero della Sanità, il Ministero dell'Università facevano commissioni per cercare anche di abbattere le diseguaglianze di cura che c'erano fra il nord e il sud. Le commissioni, cito una per tutte, la commissione di cardiologia e cardiochirurgia. La prossima. Allora viene fuori il concetto che è stato più volte citato qui, la multidisciplinarietà. E questa cosa che è stata citata da più, non solo in associazione all'ambizione di giocare, come diceva Roberto Cingolani, nella Coppa dei Campioni, ma anche nel giocare con tutti quelli che sono i valori delle differenti discipline, avevano un valore aggiunto, e l'avevano capito Gino Rizzo, Donato Valli, Aldo Romano, Mario Signore, Saverio Mongelli, Paolo Cavaliere, avevano, e tanti altri, tantissimi altri costruttori dell'Ateneo Salentino moderno. E tutto questo richiedeva coraggio, speranza, umiltà, pazienza, costanza, perseveranza. È stato più volte citato questo tratto, questa cifra del carattere di Gino, che nessuno batteva in tale virtù, nell'empatia e nella coscienza anche che non poteva venire da uno e solo da uno il risultato. Quindi coinvolgeva le istituzioni, il mondo della ricerca. Sono stati citati più volte gli accordi che stabiliva ovunque potesse, il ruolo delle aziende. La cittadinanza attiva è stata una scoperta per me. A Pisa non c'era tanta cittadinanza attiva attorno al sistema universitario. Le scuole, ha citato la giovane ricercatrice Madaghiele, i corsi di orientamento preuniversitario, quando vennero organizzati da Edoardo Vesentini la scuola normale, portata avanti per anni, subito li ha trasferiti con un accordo con la scuola normale superiore di Pisa. E poi il mondo dei media, la prossima. Questa è una foto fatta al Parco Scientifico di Brindisi, dove a sinistra c'è Luigi Donato, di spalle Gino Rizzo, di fronte Luigi Rossi Bernardi, tre giganti che hanno cambiato l'Italia in quello che è sul settore della ricerca e soprattutto nel Mezzogiorno. La prossima. Su questa base fu concepito l'ISBEM, perché si voleva un istituto che fosse innovativo nel pianeta salute. Ci sono stati anni di incubazione fra l'88 e il 98, se lo si voleva privato ma non votato al profitto, multidisciplinare ed interistituzionale, catalizzatore di interessi vari del pianeta salute, agile nel reclutare e valorizzare le risorse umane, antidoto in un contesto in grandissima difficoltà per l'esodo di giovani, radicato in un territorio popolato e culturalmente variegato. Così venne fuori di mettere assieme l'Atenei fra Lecce, Pisa e anche Anversa, ci diede una mano non piccola. Aziende sanitarie, quelle ionico-salentine, poi enti del terzo settore, case di cura anche parteciparono. Il Parco Scientifico Tecnologico di Brindisi, che adesso va ricordato nei modi in cui citava il magnifico Fabio Pollice, il contesto. Chissà, c'è da chiedersi oggi se l'ISBEM, concepito bene, con le buone radici ideologiche, poteva avere una sorte diversa o, diciamo, un'esplosione che grazie a Dio comunque c'è qui, e se fosse stato in un altro contesto. La prossima. Qui si riconoscono due giganti, Gino Rizzo e il direttore Natali, qui in questa foto, fatta a Brindisi
nello studio del notaio Cafaro il 25 maggio del 99. La prossima? Ecco come fu concepito l'ISBEM, come un insieme che si occupasse di salute con le istituzioni della sanità, della ricerca, degli enti locali, le imprese, delle banche. C'era, ed va ricordato, Giovanni Semeraro. La prossima foto lo dimostra, a sinistra vedrete Giovanni Semeraro scomparso, la Gravinese, Domenico La Gravinese, Gino Rizzo, Guido Scoditti, Paolo Cavaliere, Mario Campa scomparso, il notaio Cafaro, il professor Storelli che saluto qui e Eric Van Oken che mi ha pregato di portare i saluti a nome così dell'Università di Anversa. La prossima. Quindi queste strategie per la ricerca di mettere assieme il capitale umano al centro, la dimensione economica e le capacità operative sono la cifra che spiegano il successo dell'Ateneo Salentino a cui Gino Rizzo ha dato una mano straordinaria. Ed quello che qui è riportato, e spero sia leggibile, spiega tante cose che oggi si vedono nelle parole, nelle straordinarie presentazioni di Giuseppe Gigli e Alessandro Sannino. Cioè dalla scienza di base si va alle tecnologie, dalla fisiologia clinica alla medicina clinica, dalla biologia molecolare alla medicina molecolare e genetica. E c'è anche la dimensione epidemiologica che riguarda l'ambiente e la salute, su cui l'Unisalento, io ne sono certo, giocherà un ruolo straordinario, dove dal paziente si tramuta il concetto, dal paziente alla famiglia e dalla famiglia alla popolazione. C'è moltissimo da fare su questo tema ed è chiaro che scienza, tecnologia e trasferimento sono strettamente legate. La formazione offre persone alla produzione, ma anche ai servizi, al contempo migliora la qualità. Cosa citata appena adesso anche nella espressione della nostra giovane ricercatrice. La prossima. Quindi le interazioni tra formazione e ricerca devono far riflettere. Perché cito questo, che sembra una banalità? Perché questo è un problema non risolto nel pianeta salute, non risolto. C'è un basso tasso di attività scientifiche nel nostro sistema sanitario ed è la base solida, purtroppo solida, del perché non migliorano le cose e non si abbattono le diseguaglianze nel sistema sanitario. Il sistema sanitario ha tutte le caratteristiche buone meno una, non si fa abbastanza ricerca e questa è una missione di cui il Magnifico e l'Ateneo Salentino si deve far carico. E si deve far carico in tanti modi, ci sono i modi per fare, perché adesso non è più vero, come dirò in una prossima diapositiva, avanti, vedete, questo è un piccolo esempio di come l'introduzione di un metodo scientifico, a proposito in tre ASL, in tre anni dimostra che si abbattono del 25% dei costi. Questo, professor Nicolais, è il famoso progetto Sperigest che avete concepito con Luigi Donato e la Regione Toscana nel 1995. Tre anni per ridurre il costo dell'ingegneria clinica che non esisteva prima. Eppure adesso da chi sono gli ingegneri che guidano le ASL qui nel Salento? Sono ingegneri formatisi in ISBEM con questo metodo del CNR di Pisa. La prossima. Ecco, qui c'è un esempio che farà ricordare anche il professor Nicolais il ruolo di Leonardo Masotti, un ingegnere che ha percorso, però impostando sugli ultrasuoni, sul laser, quello che sembra un parallelo modo di fare che abbiamo letto adesso nelle parole di Gigli e di Sandro Alessandro Sannino. C'era Vincenzo Gino Rizzo qui assieme a un nostro amico che ci aiutava da segretario così volontario. La prossima. E mi avvio a chiudere dicendo questo, che ci sono parametri su cui il pianeta salute va aiutato a crescere. L'eccellenza negli Atenei non sempre è seguita da una crescita parallela del sistema sanitario e ci sono delle battaglie in corso attualmente per salvare il sistema sanitario, ma l'unico modo per salvarlo è aumentare il tasso di ricerca
e il numero di ricercatori incardinati nel sistema sanitario pubblico. Poi il privato troverà i suoi modi per crescere e crescere bene, ma se il sistema sanitario pubblico non si difende con la ricerca e l'innovazione, incorporandola e praticandola, andremo nei guai, perché perdere il sistema sanitario pubblico è un guaio, e soprattutto è un guaio per le regioni come le nostre, che sono un po' meno ricche delle altre. Quindi la produzione sostanzialmente si può così, diciamo, in qualche modo il corso della storia si può cambiare. Questo è un piccolo esempio in un piccolo convento dei Cappuccini di Mesagne. Insomma, stiamo tenendo viva questa idea di legare la ricerca e la formazione all'assistenza ai servizi. Si formano giovani, li si fa conoscere l'Università del Salento per quello che è, uno straordinario punto di frontiera nel mondo italiano, e mi immagino che, essendo così ricco il Salento di posti che sono magari belli, magari abbandonati, ma possono essere resi fruibili, l'Università del Salento parta con una visione in cui crei tanti monasteri del terzo millennio, in cui i giovani si preparano a fare quello che l'università e la società chiedono. Tanti auguri e tante grazie a tutti, al magnifico. Io ringrazio Alessandro Ristante, anche perché, ripeto, mi sono molto vicino in questi anni, anche con proposte, diciamo, concrete di collaborazione. Stiamo collaborando su una serie di progetti. Do anche una buona notizia: la settimana prossima appuntamento al Ministero per risolvere la questione del progetto Sisagen, per cui spero di averla risolta, insomma, diciamo, perché questo è anche il mio ruolo, cercare di risolvere i problemi più che altro. Allora, io credo che in realtà siamo perfettamente in linea con quello che era il programma, e devo ringraziare tutti i relatori per essere rimasti nei tempi, anche perché abbiamo iniziato una mezz'ora in ritardo. Io dovrei trarre delle conclusioni da tutto quello che ci siamo detti, ma in realtà l'ho fatto di volta in volta, e credo soltanto che forse rivolgere un pensiero a Gino Rizzo sia farlo più o meno nello stesso modo in cui l'ha fatto oggi la figlia di Gino, cioè rivolgermi direttamente a lui. Io avevo scritto queste parole in occasione dell'evento che si è tenuto a Scorrano, e credo che sia giusto riproporle alla mia comunità accademica. È un pensiero, in genere sapete, vado sempre a braccio, difficile che legga quello che scrivo, ma in questo caso penso che devo necessariamente leggerlo, perché è un pensiero che si sviluppa intorno agli elementi che poi ho riassunto prima. È in qualche modo la testimonianza di quella che io credo sia l'eredità che io ho cercato di raccogliere di Gino Rizzo, raccoglierla attraverso le persone che mi hanno accompagnato in questi anni e che sono stati testimoni di quell'avventura portata avanti in quegli anni da Gino Rizzo, 20 anni fa, e questo è da ricordarlo. E oggi ancora dentro di noi c'è un sentimento profondo che ci lega a quell'uomo. Queste le parole che ho scritto in quell'occasione e che vi ripropongo. Possiamo mettere gli occhiali perché qualcosa è cambiato. Sì, non da scordare. Mentre tu partivi, io arrivavo. E così i nostri sguardi non si sono mai incrociati. Ne l'hanno fatto i nostri pensieri o le nostre visioni, che pure talvolta a me sembrano convergere. Non un caso, né affinità elettive a portarci su comuni intenti, ma valori comuni, la medesima passione per questa terra, per la sua gente antica, è una certezza, una sola certezza, che il futuro nella nostra capacità di costruirlo, di immaginarlo, con gli altri, per gli altri. Credo di essere solo lungo la strada intrapresa, poi le tue tracce, prima una, poi due, poi 100, a disegnare un percorso ardito, oltre i confini sicuri del presente, dove solo chi abita il futuro può condurti. Tracce del tuo passaggio, tracce nei progetti a cui hai dato vita, negli occhi di chi ti ha avuto accanto e a te volentieri ritorna, come ad una memoria cara, sempre lì a confortarci, nelle parole commosse di chi ancora oggi ti è grato, grato per averlo guidato, accompagnato, sostenuto, semplicemente amato. In quei cuori tu resti come faro, come esempio a cui ispirarsi,
Mi piace credere che quelle tracce non siano lì per caso, ma che tu le abbia lasciate per indicarci la strada, perché potessimo seguirti come in un'antica fiaba, ritrovarti e ritrovarci. E forse sei ancora lì che ci aspetti, perché sai che possiamo spingerci più in là, che possiamo raggiungere quel futuro a cui tu prima, molto prima degli altri, hai mirato. Nessuna vita è vissuta invano se concorre a costruire il futuro, e la tua vita vana di certo non lo è stata, tu che hai disegnato prospettive che resistono al tempo. Io credo che in queste parole ho voluto riassumere quelle che sono state le emozioni che ha prodotto in me il partecipare prima a Scorrano a quell'evento nella sua comunità, a cui lui piaceva sempre tornare. Lui passeggiava nelle piazze, nella piazza della città di Scorrano. Credo questo sia un elemento fondamentale. Lui si confondeva tra gli altri perché si sentiva membro di quella comunità. È stato detto oggi e lo voglio ribadire. Era una persona molto seria, di grande professionalità, di grande cuore, ma era anche una persona che sapeva non prendersi troppo sul serio. Questa è la sua grande virtù, cioè sapeva che per essere primo tra gli altri doveva farsi ultimo, doveva mettersi in ascolto. Lui credo che abbia ascoltato moltissimo la sua comunità e che è per questo che oggi viene ricordato e amato, perché ha saputo non soltanto disegnare un futuro, ma disegnarlo con gli altri. E oggi il fatto che noi siamo qui e ancora riteniamo fondamentale il suo insegnamento, il suo esempio, vuol dire che quell'ascito ha prodotto grandi risultati dentro di noi, nel nostro territorio. Io vi ringrazio davvero per essere stati fino alla conclusione qui con me e ci siamo tenuti ampiamente nei termini, per cui grazie veramente di cuore a tutte e a tutti. Vivere dentro la storia è un caso. Vivere nella bellezza è un privilegio. Questa terra ha infinite vie di fuga. La ricerca scientifica le rispecchia e le presenta al mondo. Il movimento della ricerca ha radici nel passato ed è costantemente proiettato verso il futuro per contribuire a rendere davvero sostenibile il nostro modello di sviluppo. L'Università del Salento è il luogo dove costruire la tua storia.